non sbaglio, già esiste. Non farò mai Pokémon Run merda. Siamo nel 2024 e le cose del 2011 non fanno più ridere. Non fanno più ridere. Nel caso di tilt totale cambi LOL. Guarda, ho una fixato. Penso che tiltare di più in Pokémon che su LOL sia veramente una challenge ancora più difficile di quella che voglio fare. Tiltare più su Pokémon che su League of Legends, quella sì che è dura. Da quando questa è una democrazia? Democrazia, ho detto, non so quale dei due scegliere, facciamo scegliere la gente. Il Trinity avrei scelto io. Tornare a Civilization 6, ma prima o poi uscirà al 7, spero. Ho sentito che stavano lavorando. Vabbè, comunque, tutto bene, Alex, ciao, bello. Andiamo a spiegare la challenge adesso. E Mr. Fieri, quanto mi mancherebbe per il VIP? Gidan, non so quanti sub hai giftato. Comunque lo do a 55 sub giftati perché ho pochissimi slot. L'ho vista la cinematica di LOL. È ok. Ok, carina, fine. Non è la più bella che ho visto. La musica non è la più bella che l'ho sentito. Per me la cinematica più bella rimane Awaken. E nessuno potrà mai farmi cambiare idea. Comunque, dicevo, se ti vietassero la pill poco parteciperesti? No, perché mi hanno già invitato e ho detto che non partecipavo. Perché la Kaizo Ironmon penso sia la challenge più brutta che sia mai stata creata. L'ho portata sul canale, ho fatto tipo una cinquantina di tentativi. Ormai parliamo di cos'è, dell'anno, più di un anno fa, perché era fine 2022. E semplicemente non mi piace. Per quanto la pill sia fatta bene, però è proprio Kaizo Ironmon mi fa schifo. Comunque, che differenza c'è tra questa roba e verde foglia? Ora lo mostriamo. Andiamo, forza e coraggio. Allora, punto primo, potete fare punto esclamativo challenge per avere un piccolo riassunto in chat. Non lo dico per voi perché voi state per assistere ovviamente alla mia spiegazione, ma chi magari entrerà tra 10, 20, 30 minuti non lo saprà e di conseguenza potrà avere così un piccolo riassunto. Comunque, in cosa consiste questa challenge? E scusate, volume va bene? Sì, abbastanza bene, ok. Allora, come capite, si basa, è stato, come capite, la base è quella di Pokémon Verde Foglia e si chiama Pokémon Garbage Green, ok? Quindi Pokémon Verde Monnezza, perché non è altro che la versione spazzatura di Pokémon Verde Foglia. Vedete quella differenza? Quella differenza lì, vedete la known? Quello è il tipo di Pokémon che noi terremo. Praticamente Pokémon Garbage Green non è altro che una ROM in un certo senso vanilla, cioè che molte cose sono lasciate vanilla, tipo gli allenatori, i capi palestra, è tutto vanilla. E sappiamo benissimo che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono facilissimi da questo punto di vista. Io ho finito la challenge di battere il gioco senza guadagnare esperienza, figuratevi voi. Però c'è un problema. Tutto ciò che noi otterremo, tutti i Pokémon che ci verranno dati dal gioco, faranno cagare. Avremo i Pokémon peggiori. Molte delle mosse sono state nerfate tantissime mosse, sono stati nerfati tantissimi Pokémon. Alcuni Pokémon non si evolvono nemmeno perché l'evoluzione è considerata forte, quindi non è altro che Pokémon Verde Foglia, ma con i Pokémon peggiori in assoluto che possano uscirti. E la faremo ovviamente in Hardcore Nuzlocke. Oltre a questo, sono stati anche rimossi tutti gli oggetti di cura dalla mappa, se non penso pochissime bacche, una roba del genere, e di conseguenza non ci stanno oggetti per curarsi. E voi direte, vabbè Fieric, batti un allenatore e poi torni al centro Pokémon. Non è sempre così, perché ci sono alcuni percorsi in cui tu devi, chiamati Gauntlet, in cui tu devi battere tutto il percorso, ti si chiude, no, tipo portellone dietro la schiena, e tu devi battere tutti gli allenatori che ci sono in quel percorso per poter proseguire. E quindi è qua che le cure servono e non ci sono. Quindi questo è quanto. Ovviamente noi abbiamo Gianni. Non ho fantasia, ragazzi, non ho voglia di pensare ad altri nomi, quindi siamo sempre Gianni, nel dubbio. È una trash lock ancora più monnezza, esatto. Esatto. Safis, Hanafi, Hanbali, Malik. Ma che cazzo? Ma che sono sti nomi qua direttamente dal Pakistan? Hanbali. Hanbali. Sì, lui è Hanbali.
Gianni, make sure to follow Twitch. Ok, Pokémon Challenges, perché è stata creata da lui. Questa Acrom, World of Dreams, bla bla, o meglio, non creata da lui, però lui l'ha commissionata. Ecco, uno streamer molto famoso chiamato Pokémon Challenges. Allora, ci sono oggetti. A una caramella rara, perfetto. Fierke, che culo, una caramella rara. No, tranquilli. Tanto, ovviamente, ci sarà il level cap per i capi palestra. Cosa vuol dire? Che noi non potremo overlivellare i Pokémon. Possiamo portarli al 100. Non potremo overlivellare i Pokémon oltre al livello del Pokémon più alto del capo palestra. Quindi, attualmente, noi dobbiamo battere Brock. Non possiamo usare nessun Pokémon che sia di livello 15 o superiore. Che lingua era la ROM? In realtà è inglese. Oh, Gianni, been waiting... Ok, quindi è stato ovviamente velocizzato il processo. La mamma ti dà già le scarpe da corsa. Però di base la ROM è vanilla, ve ne renderete conto anche più avanti. Ovviamente si useremo le caramelle rare per il level cap. Ma è un po' bassino l'audio, ho una mia impressione. Cioè, non che sia chissà quale musica da sentire, però... Dai, un minimo. Broom! Ok, arriva il professore. Le ROM si installano, non sono degli eseguibili. No, appunto, cosa c'entra? Ok. Fiore, che cazzo è scritto? Hanbalig! Vabbè, qua non sto a leggere, tanto conosciamo perfettamente questo videogioco. La scelta degli starter, ragazzi, finalmente. Che starter scegliamo? Chat, che starter scegliamo? Secondo voi ci saranno Squirtle, Charmander e Bulbasaur? Allora, la nostra prima scelta è... Paras. La nostra seconda scelta è... Goldeen. E la terza scelta è Slugma. Bene, allora, andiamo a controllare che mosse impara. Allora, Paras, Pokémon. Ok, perché uno dice, scegli qua, Goldeen, perché sai, è tipo acqua. Vediamola, Paras, Goldeen e Slugma, Smegma per gli amici. Allora, vediamo un attimo, perché, cioè, secondo voi è tutto facile, vi assicuro che non è facile. Allora, Paras. Livello di stats ha un buon attacco. Vabbè, un pattume, cioè è inutile che stiamo lì a guardare tanto. Allora, statistiche, questo ha un 2.85. Vediamo un attimo a livello stati, perché sono i Pokémon talmente merdosi che uno non li conosce, no? 3.20, 2.50. Allora, su carta Goldeen è il più forte, perché ha 320 in stats. Sì, sembra il più forte. Vediamo però le mosse che imparano, ragazzi, perché non è scontato. Voi pensate. Allora, Paras ha solo e esclusivamente Graffio. Al 7 impara Paralizzante, al 13 Velen Polvere, al 19 Sanguisuga, 25 Spora, che in realtà è fortissima come mossa. È uno dei pochissimi Pokémon che può imparare Spora in questa gen. Se non sbaglio, 2, tolto Smeargle, che può imparare tutto. Lui è Breloom, quindi lui è la versione brutta di Breloom. E al 25 c'ha Spora. E forse il veleno può aiutarci. Quindi in realtà non è da sottovalutare. Voi dite, vabbè, Fieric, ma Goldeen che mossa imparerà? Goldeen, ragazzi, ha Beccata, Colpo Coda e Doccia Scudo. Ma al 10 impara Super Suono. Al 15 impara Incornata, Flagello, Furia e Cascata al 38. Al 38 impara Cascata. Quindi non avremo mosse acqua fino al livello 38. Quindi, Fieri, prendi Goldeen, tanto Brock, no, pistola acqua e via. No. E poi abbiamo Slugma, che ha Smog e Sbadiglio. Ah, per quanto Sbadiglio sia interessante, però Spore è più forte. Braciere, Sassata, Rafforzatore, Amnesia, Lanciafiamme. Ma questo mi sa che è ancora peggio, ragazzi. Questo è veramente inguardabile. Sbadiglio buono, che poi soprattutto ce l'ha subito.
braciere almeno è una stab, che non è scontata, che però non abbiamo. Ah, se prendo questo perdiamo il round 1. Cioè, perché con Smog e Sbadiglio non posso vincere, chiaramente. Impossibile vincere con Smog e Sbadiglio. Che però non è un problema. Aspetta, però se perdiamo... Vabbè, se prendiamo Slug, ma mettiamo che se perdiamo contro il rivale, possiamo andare avanti. Se no, cioè, non penso sia fattibile l'andare avanti con Slug, ma altrimenti... Raga, secondo me Slugma fa schifo, dai. Non ha alcun senso, non ha alcun motivo di esistere. Poi prima e seconda palestra fa cagare. Cioè, Slugma non ha la senso di essere scelto. Con lo scaffo. Devo scappare. Grazie, Dagnitos. Grazie mille del sub, bello. Grazie mille. Slugma, secondo me, non ha veramente senso di esistere. Mi dispiace. Goldin... Ci presentiamo da Brock con Super Suono, Doccia Scudo, Colpo Code e Beccata. Ma statisticamente un po' più forte. Paras ha delle mosse, diciamo, un po' più utili, secondo me. Graffio, Paralizzante, Velo in Polvere, Sanguisuga. Uno di questi due dobbiamo prendere. Uno di questi due sarà la nostra scelta. O Goldin o Paras. O Goldin o Paras. Paras non impara Parassisseme. Mi dispiace. Ah, poi i livelli di evoluzione che... Allora, riguardo questi Vanilla, ma non è scontato che siano questi, eh. Perché, come vi ho detto, alcune cose a tener fatte. Beh, Goldin al 33, questo al 24. Quindi comunque Parasect lo avremmo prima. Ma io ci sto pure a pensare, raga. Ma tanto è garbage green. Cioè, uno vale là. Vediamo giusto le abilità che non mi ricordo. Questo spargi spora rispetto a nuoto velox. Allora, posso dire che spargi spora è più utile. Cioè, nuoto velox, ma quando mai ci sarà la pioggia? È Slugma c'ha corpo di fuoco, che è simile a magma scudo. Corpo di fuoco. E non lo so, raga, io sarei più per Paras, però Goldin, allora, Goldin è più forte come Pokémon, Paras però mi dà l'impressione di essere leggermente più utile, non lo so. Chat, cosa... tanto allora facciamo così. Mettiamo una regola, questa la metto io. Se perdiamo al laboratorio possiamo comunque andare avanti, perché io ho paura che se non prendi Goldin perdi a prescindere dal laboratorio. Andiamo di Paras, sondaggio. Ok, slash poll. Chi scegliamo? Paras, Goldin. Slugma non lo metto nemmeno per pietà, mi dispiace. Sondaggio, chat, sono entrambi buoni. Cioè, secondo me non è che c'è uno particolarmente più forte l'altro. Sono entrambi buoni. Poi, è la prima volta che la giochiamo questa, quindi non ve lo so proprio. Vabbè, Paras ha già il 90%. E la Nazo utilizza le balls nonostante si perde contro rivale al lab. Non lo so, Alius Red, ma cioè il concetto è: qual è il fine di conteggiare come perso il fatto che hai perso contro il rivale? Cioè, restarti da lì e finché non c'è la situazione, cioè, è il fine, capito? Quindi... webcam. Merda, è caduto tutto. E Gianni Fois, c'è un comando con cui si possono leggere le regole di questa challenge? 18 mesi. Grazie di tutto, Rick. Grazie, Justail, per il Prime, benvenuto. E Leo Stulak, grazie 18 mesi. Bentornati, ragazzi, benvenuti. Grazie mille anche a Dagny. No, ti ho già ringraziato. Dai, e Paras, 87%. Andiamo e soprattutto, preghiamo. Ha vinto Paras, ragazzi. Vabbè, il Paguro. Il Paguro ha vinto. Vai. Mirko. Mirko Alessandrini, il Paguro. Lui ha preso Charmander. Non so se è veramente Charmander, però. Beh, lo scopriamo subito, ragazze. È una donzella, però. Ancora con queste distinzioni del 2024. Manda Charmander. Ma come? Non ha preso Slugma, ragazze. È cavolo, è questo è proprio un peccato, ragazzi.
Però fermi. Oh, calma, ragazzi. Guardate che Paras ha 70 in attacco a livello. Cioè, ha 70 base stats in attacco, eh. Quante ne ha Charmander? Oh, scusate, sto cando roba. Basta, via. Charmander ne ha... ne ha 52, che sfigato. Noi abbiamo sia più difesa che più attacco. Posso dirvi che secondo me è paradossalmente più facile vincere questa rispetto alle run normali. Però mi ha tolto 4. Guarda che sleppa li abbiamo tirato, ragazzi. Poi è vero, c'ho anche Spargispora. Cioè, dai. Magari lo hitto pure con Spargispora. Spora! Niente, non l'ho sporato. Sporalo, Paras! Vai, Mirko! Mirko, sporalo! Guarda che... vabbè, ma Mirko c'ha pure la barra, ma la bacca, ma ha cittato, raga. Ma abbiamo cittato, c'abbiamo pure la bacca. Top crit qua. Mi sa che l'altra abilità, ma c'ha solo una abilità, Mirko. Ok. Abbiamo vinto. Sì, sì, è tornato in Pokémon ovviamente in vanilla, lo sapevo, però era un meme, ovviamente. Aspettate che qua il tutorial... Battle Style è solo set, sappiatelo. Garbage Green, mettiamo Green. Ecco fatto. Perfetto. Abbiamo vinto, ragazzi, ma a quale costo? Ovviamente abbiamo bruciato anche la bacca. Eh sì. Cazzo, potevo ri... secondo me questa bacca era importante. A saperlo gliela toglievo. Vabbè, non lo sapevo che c'era la bacca. Se no gliela toglievo. Questo sicuramente non mi darà la pozione, vero? Appunto. Come ho detto prima, tutte le cure sono state rimosse. Vediamo quale Pokémon non sarà quello da catturare. Un bel unknown! Battle Style 7, che quando batto un Pokémon allenatore non mi chiede se voglio cambiare Pokémon prima che metta in campo il prossimo. Vabbè, e... come dire... qua ci sta... un Amoledano! Hey kid, take this! Ma mi hai regalato la bici, grazie, grazie, molto gentile. Vabbè, giustamente inizio ti facilitano tutto. No, volevo fare assegna. Un attimo, ok. L'ha chiaramente rubata, chiaramente. Ok. Vabbè, qua c'è tutta la parte del pacco di Oak. Oh, che comodo con la bici subito, vedete? Prima cosa che dobbiamo fare l'Acrom è mettere le comodità. I Quality of Life Update, guardate qua, è meraviglia. Ok. Vabbè, qua ci dà il Pokédex, ovviamente, che immagino sia molto molto importante. Ok, allora, abbiamo le Pokéball, ce la date? Abbiamo le Pokéball. Siamo ufficialmente all'interno. Vai, usiamo queste due caramelle rare. Tanto so già che al market te le vendono. Per quello l'ho fatto. Molto bene. E raga, è tempo. Vai, comunque, salvo per scaramanzia. Più che altro metti a se c'è qualcosa. Grazie, Yellow Tommy. Grazie. Buonasera, mille. Attenzione, a primo encounter con il signor Mauri. Smeargle. Ok. Che dire? Smeargle. Ma non so neanche. Vuoi però catturarlo così? Ciao Yellow Tommy, grazie R-Sub. Non lo so, la programmeremo poi. Come lo chiamiamo, raga? È un pittore, come lo chiamiamo? È buono, a me lo chiedi? Non lo so, non ho mai... penso di aver mai usato uno Smeargle in tutta la mia vita. È femmina, nome femmina, è una pittrice. È una pittrice, ragazzi. Lara.
Lara mi piace, va bene. Ma perché Adolfo? Ma il nome è, ma non si è mai sentito. Allora, Lara. Che disastro, ragazzi, sto Pokémon. Almeno statisticamente come è messo Smeargle? Allora, aspettate. So che è abbastanza veloce, però non so cos'altro abbia sto. Lui ha solo Sketch. È l'unica mossa che ha. C'ha niente. È un... Mamma mia, è orribilante, ragazzi. È orribilante. È veramente orribilante. Ha un PP quella mossa. Sì, perché praticamente lui, grazie a Sketch, impara le mosse, copia le mosse degli avversari. Quindi l'avversario usa una mossa, tu gli fai Sketch, boom, e la ottieni per sempre, in via definitiva, capito? Non sto dicendo che è una merda, cioè statisticamente è una merda Smeargle, è veramente orribile, però ti permette comunque di ottenere delle mosse utili. Dipende cosa ci tirano addosso, capito? Tutte le mosse, sì, qualsiasi mossa. E infatti si usava competitivamente, non mi ricordo in quale meta, perché imparava Vuoto Tetro, che è la mossa di Darkrai che mette a dormire due Pokémon alla volta, una tragedia, e infatti l'hanno dovuto bandire, perché lui impara qualsiasi mossa. Boh, ragazzi. Allora, considerando che saranno mosse che avremo per sempre, io direi di pensarci con calma. Dai, forse mi è andata bene, ragazzi. Oddio, forse Ditto poteva essere più utile, perché alla fine Ditto... Sai, copiando il Pokémon verso... secondo me poteva essere più utile di... Non lo so, vediamo. Può imparare l'ascesa del drago? Non so neanche cosa sia. Sembra il... Oh. Il titolo di un episodio di Dragon Ball. Ah, una cosa. E... Ah, la signature mai sentita, mi dispiace. Ah, il cheater che compra le caramelle rare. Ecco qua. Perfetto. Abbiamo shoppato, ragazze. Io puoi imparare a mettere me. Boh, a me lo chiedi, non... Boh, ma tanto... Ma puoi imparare tutto lui, è quello il fatto. Tanto tu vai in una lotta in doppio, usi una mossa con il tuo compagno e gli fai schizzo. E lo schizzi il compagno, è proprio... Così. Allora, caramelle rare, come ho detto... Oltretutto, il gioco stesso è settato in modo che tu non possa superare il level cap, quindi noi non possiamo portarlo al 100. Se li portiamo al 14, il gioco poi non ci farà più utilizzare caramelle rare, cioè è settato apposta. Ok, comunque. Seconda cattura, signore e signori. Seconda cattura... Anzi, aspetta, Smeargle gli do un po' più di caramelle, che metti caso... Vabbè, tanto ma che... Ma che vuoi che troviamo? Pure troviamo un Pokémon che... Cosa schizziamo? Che c'han tutti azione, colpo, coda qua. Oh, vabbè. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non farli livellare troppo, perché se li porto al 14 adesso, poi contro gli allenatori prende exp, capito? Ok. Bene. Cosa abbiamo qui? Fatemi un po' vedere. Togepi. Fai dire che ha soltanto 5 stazzi meno di Smeargle questo affare qui. E... Ha ruggito e fascino, cioè ha soltanto mosse per abbassare l'attacco. Vabbè, sapete che non è così male. Ah no, c'ha anche metronomo, porca troia. Vuoi io faccio stun spore? Dai, vuoi che con metronomo tiri fuori, cazzo ne so, e... Esplosione? Ah, super fang. Però bisogna stare attenti qua.
Facciamo che proviamo alla... Dai, è un Togepi, non sto neanche a tirare paralizzante su via. Ok, ok. Minchia, pensa a schiacciare metronomo, che meraviglia. Che fa metronomo, schifo. No, non ho dato il nome, ho sbagliato. Fa ridere che ogni volta che porto Pokémon c'è sempre la clip che è perfettamente... che è perfetta nonostante gli anni passino, ma la clip Fieric proverei mai è perfetta. Tutte le volte mi chiedono se proverò qualcosa. Ma io l'ho già provata la Kaizo, ragazzi, mi ha fatto schifo, ho smesso. Fammi un po' vedere qua. Adamant Hasty Note. Neanche una brutta natura. Ok. Fieric proverei mai. Miglior clip mai creata. Utilissima per queste situazioni. Adamant per uno speciale. Ma tanto tutte le mosse normali sono fisiche in questa generazione. Mamma mia, il tutorial, ragazze. Ecco qua. Skippiamo, il vecchio fa il tutorial. Però posso dire che questa cosa era una figata. La TCTV. Non mi ricordo come si chiama in italiano. Teach me how to battle. Guardate che meraviglia. Che ti insegnava come combattere. La melevisione. Sì, sì, vedi, ti insegna a combattere. Bellissimo. L'uomo in canotta. Io ho 40 anni, vabbè, comunque. Andiamo. Siete pronti? Nuovo encounter, ragazzi. Aspetta che do un po' di caramelle rare anche a Togepi, che non ci abbiamo dato il nome, purtroppo. Qualcuno l'ha mai usata? Boh. Predi di chi esce? Chat, secondo voi chi esce? Pensate ai Pokémon con le stats peggiori che esistano. Pensate ai Pokémon con le stats peggiori che esistano. Sweet Kiss. Ok. Weedle, Sunkern, Sentret e Zubat. Pichu. Vediamo, ragazzi. Sapete che secondo me poteva andare peggio? Vai che Swab non è tutto sto granché. Però non è neanche un abominio, ecco, mettiamola così. Però anche attuare subito che... Vabbè, ricordatevi sempre che non è detto che si evolva, eh. Ricordatevi che non è detto che se... Non lo so se si può evolvere, perché hanno cambiato tutto. E non c'è... Non so se c'è uno spreadsheet da qualche parte che ti dice tutti i cambiamenti. Forse sì, ma non so dove. Se qualcuno lo sa, ringrazio. L'evoluzione ci sta. Non è detto che si evolva, perché come ho detto, hanno tolto tutto ciò che è considerato forte, lo hanno tolto. Quindi c'è caso che l'abbiano tolta l'evoluzione. Orca madosca, che danno. Chi è che ha più difesa qua? Qualcuno deve tankare. Qualcuno deve tankare. 16, vai. Allora, alcune evoluzioni sono state completamente tolte, altre evoluzioni sono state ritardate, ok? Oh, ma porca puttana. Togepi è bello bulky. Per le stazze attuali, sì. Per le stazze attuali, sì. L'unica cosa è che Swablu fa un po' cagare per sta palestra. Io attualmente non ho nessun Pokémon che faccia del danno alla palestra. Male. Dobbiamo sperare nel prossimo encounter, perché io non ho nessun Pokémon che faccia danno alla palestra. Sapete cosa? Potremmo...
Come lo chiamiamo Swablu? Femmina, nome femminile, ragazzi. Vabbè, la chiamiamo Antonia. È un uccello, Antonia. Allora, ci vediamo curiamoci. Al prossimo video. Roarti Grotti. Olè. Ok. Anto. Sì. Ah, per adesso sto portando al 9, ma dobbiamo arrivare al 14 in realtà, solo che non voglio che overlivellino. Bella Dottor Stonks, grazie mille del resub, bello, come stai? Grazie mille. Mamma mia, come faremo a vincere? Astonish. Wow. Top boss, orribile. 25 come i miei anni. Bella Jebo Show, come stai, caro? Grazie mille del resub. Però posso dire una cosa, in realtà Peck ci aiuta molto perché adesso ci sta la gente con i vermi. Oh, ci stanno i bruchi. Come vedete hanno tolto tutti i modi di curare, ci sta un paralizzante, qua la pozione hanno tolto tutto, ragazzi. Tutto è stato tolto. Abbiamo un encounter nuovo però. C'è una Pokéball. E abbiamo un encounter nuovo, buona fortuna a noi. Pineco. Allora, fatemi vedere a livello statistico. Poi Pineco a un certo punto esplode anche, spero non subito. Orca miseria, lo impara all'8 autodistruzione. Ah, possiamo tirare un sospiro di sollievo, ragazzi. Impara autodistruzione all'8. Bene. Fortress non è nemmeno male. Beh, certo, immagino Green Shadow che noi avremo proprio la possibilità di mettere la metal coperta e switcharlo con una e scambiarlo in un'altra cartuccia per farlo evolvere. Allora, difensivamente 90 di difesa è buono, anzi è ottimo, soprattutto per questo stage del gioco. E se vuole per livello al 31 si evolve. Non pensavo. No, allora, Fortress è troppo forte. Secondo me l'hanno tolta l'evoluzione o l'hanno ritardata, perché secondo me è considerato troppo forte questo. Secondo me è considerato troppo forte. Non diamo per scontato che si evolvano tutti i Pokémon, eh. Tipo, io so che si può trovare l'Arvitar, ma Tyranitar non esiste. L'hanno tolto. Si può evolvere soltanto in Pupitar, per farvi un esempio. Comunque, azione protezione, autodistruzione. Tutto finisce con Zione. E meno male che non esplode adesso. E abbiamo trovato il modo per battere Onix. Penso che un'autodistruzione di Pineco non gli facciamo niente. Quindi Pineco avrà soltanto azione. Basta, autodistruzione, spero di non usarla mai. Statisticamente non è neanche male, perché a livello statistico è buono. Vediamo anche com'è che si chiama Swablu, perché qua c'ha, vabbè, situazioni diverse, boh. Swablu pure statisticamente è ok, abbastanza bulky tutto sommato. Ha imparato sgomento, lui ci c'ha accanto. Mamma mia, che boss di merda, ragazzi, fa tutto troppo schifo. E no, Rial, il concetto dell'Arcor Nuzlocke è che tu possa catturare solo il primo Pokémon. Solo il primo Pokémon che trovi per ogni percorso. Allora poi lui protegge. Protegge. Ok. Ora cerchiamo di catturarlo. Ok. Ma io penso che la nostra win condition sarà avvelenare. Sarà avvelenare Onix. Come abbiamo fatto nella No Exp Challenge. Non vedo altre mosse per poterlo danneggiare, Onix. Sarò onesto.
E se non riesco a catturare sto tizio qua, mi butto dalla finestra, ragazzi. Cioè, perché boh. Ah, niente, devo picchiarlo. Devo picchiarlo, sennò è un casino qua. Minchia, non ho fatto niente. Devo picchiare di nuovo e sperare che non crittarlo. Ok. Se no c'è metronomo, esatto. E preghiamo in qualcosa con metronomo. No, non si può fare il monte in una prima di Brock. Ma neanche nella cartuccia originale. Pineco, come la chiamiamo? Ma sono tutte donne, come la chiamiamo? Carla. Carla. Appena qualcuno aveva scritto mi piace Carla. Ha la faccia da Carla. Andiamo a curarci. Papapam pam pam papapam pam pam papam. Cura! Benissimo. Cosa fa metronomo? Ah, se te lo dico però non sto più indietro dopo. Meglio se non te lo dico, guarda. Letteralmente la metronomo fa una mossa casuale tra tutte quelle esistenti in terza gen. Bene. È ora di battere i nostri primi allenatori, ragazzi. Mettiamo Antonia. Diamo un po' di caramelle rare qua a Carla. Lo portiamo al lotto giusto così se dobbiamo far esplodere Carla. Ecco qua, self-destruct, a posto. Livello un po' anche Lara perché metti caso... Ricordati, level cap è 14, ragazzi, eh. Al 14 si blocca l'esperienza. Però solo dalla caramelle rare, quindi se i Pokémon prendono esperienza, quella la possono prendere. Ok. Così. Ti sei bruciato Sketch. Ma tanto che mosse imparavo con Sketch, c'hai ragione, ma che mosse imparavo? Azione? Boh, un velo in polvere? No, neanche. Neanche. Forse c'hanno dei Weedle, posso imparare veleno spina. Ma sì, ma cosa me ne frega di Sketch? Ma non è che mi sono bruciato Sketch, perché poi quando imparo tre mosse non posso più fare più un cazzo, quindi cosa mi sono bruciato? Forse veleno spina è l'unica mossa decente che posso imparare qua, non mi viene in mente nient'altro. No, mille bave no. Cioè, l'ho bruciata, ma se tanto devo usarla per imparare un mille bave che non potrò più togliermi, meno male. No, io ho bisogno che mi faccia veleno spina qua. Io ho bisogno che mi faccia veleno spina, poi switch e faccio Sketch. Voglio comunque non l'ho mai usato, Smeargle, sia chiaro. Il dolce o il salato. Ok. Non avvelenarmi. Beh, anche se mi avveleni non cambia nulla. Ok, secondo me Poison Sting è l'unica cosa decente che possiamo imparare. Vabbè, sti cazzi, detta sinceramente. Grazie Giovanni per il sub. Molto gentile, Giovannone. Peck. Antonia. Non scherza una sega, Antonia. Non scherza una sega, Antonia. Vedete, Fieri, che è facilissimo. Wow, aspetta che c'ho Smeargle che è avvelenato. Fieri, che è facilissimo. Anche se c'è Pokémon merdosi, l'avversario c'è un Pokémon più merdosi dei tuoi. No, 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 no. Vedrete. Vedrete. Odice tra Pokémon più scarsi? Oh, penso di sì, è abbastanza scarso che io sappia. Ma siccome c'è addirittura di peggio.
E poi non è soltanto una questione di Pokémon più scarsi, perché a livello statistico, per tipo Goldeen e Seeking, non è che siano una merda totale, è che Goldeen non impara mosse acqua fino al 38, quindi conta anche... conta anche il moveset, capito? Non avvelenarmi, bro, sennò devo tornare indietro qua. Qua mi dispiace, ma mi curo ogni volta. So che non è bellissimo da vedere, ma purtroppo non esistono pozioni qua, se no le userei. Ma in sto gioco non esistono le pozioni. Ok. E questo è il nostro team per Brock, ragazzi. Ci noi dobbiamo battere Geodude e Onix con questi 5. Non abbiamo più nessuna cattura, sappiatelo. Sappiate che non ci sono più catture. Quindi questi 5 figli di puttana sono quelli che devo usare per battere Brock. Fatevi i vostri conti. Prossima cosa, non c'è cattura? No, è sempre considerato 104. In tutti i sensi. Ho tutte, era peggio, quindi in realtà ci è andata bene. Con Pineco, tanto voglio dire, fa anche a cara entrambi, eh. Però già che Pineco si fa esplodere può essere utile, perché magari... cioè, avere in un arco Nuzlocke un Pokémon che si fa esplodere aiuta un sacco, perché ti tira via. Magari c'è un Pokémon che rischia di sweeparti tutto il team, invece lo fai esplodere, fai prima. Minchia, pure un crittone. Ok. Metronomo, unica speranza. Sì, anche perché Onix c'ha cos'ha? Tipo 180 di base stats difensive, c'è una roba abominevole. Shackle poteva essere... beh, dipende sempre da che mosse impara ai livelli bassi. Ciao DRTK, ciao bello. Forse Shackle era meglio, ma non so neanche che mosse impari. Perché tanto se voi aspettate avere tossine doppio team in sto gioco non avete capito niente. Se pensate avere tossine doppio team non avete capito niente. Tac. Tac. Sì, sì, dai. Peck. 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 Ah, sappiate un'altra cosa. Tutte le mosse di setup hanno un PP. Tutte le mosse di setup hanno un PP, ragazzi. Quindi tutte le mosse tipo danza spada, tutte le mosse che ti calmamente hanno un solo PP. Per evitare che abbiate un team, diciamo un Pokémon che vi sweepa tutto il team nemico. Che sono le mosse di setup, quelle che ho appena detto, che ti setup, quelle che ti aumentano le statistiche. Tipo calmamente che ti dà attacco speciale, difesa speciale. Questo è comunque percorso 2, non percorso 104. È che funziona come il percorso 104, allo stesso identico modo. 160 difesa, 45 in attacco. Sì, mettici Pineco che fa autodistruzione, però Onix ha 160 difesa e se la tanca pure. Quindi, cioè, non subisce nulla di danno, capito? Ok. Non ci sono le V. Ok, questo non lo sapevo, ma tanto non avrei psato sicuramente. Ma certo che lo salverei Pineco, ma lo salverei anche perché non è male come Pokémon. Allora. Diamo le caramelle. Perché ti vendono le caramelle da un dollaro? Perché, diciamo, nei giochi seri Arco Nuzlocke si fa così. Se no te le devi cittare per raggiungere il level cap della palestra. Perché la logica è... la logica è... tu devi raggiungi il level cap della palestra, che in questa caso è 14. Le opzioni sono due. O passi delle ore col velocizzatore a expari Pokémon annoiando tutta la chat, oppure caramelle rare le porti al level cap tutti i Pokémon e vai nella palestra e sei a posto.
Swablu non ha Perishong. Non so a che livello lo impara, ma non ce l'ha sicuramente. Non adesso, ecco. E secondo me poi ci sta che sia stato tolto anche. Ok. Poison Powder, eccolo qua. Yone, glielo insegniamo, direi di sì. Allora, fammi vedere una cosa. Diciamo by user Scuta Pierce, Cutting its Attack, ok. Sweet Kiss è quello che confonde. Io direi Growl, perché tanto Charm è vale due volte Growl, quindi glielo togliamo. Yone non è male. Togepi è un buon supporto comunque, tutto sommato, perché confonde con Sweet Kiss... E poi addormenta. Cioè non è male, secondo me. Ok. Prima palestra, ragazzi. Facciamo anche i safe state qua, che non si sa mai. Lui ovviamente va combattuto. E io qua penso di poter dare le rare candy a tutti. Non ne sono sicuro, ma li darò comunque a tutti. Ah, vedete, in teoria adesso, beh, ho salvato. Guardate. It won't have any effect. Vedete, non mi fa livellare oltre al 14. È fatto apposta. È fatto apposta per non far livellare oltre al 14. Ok. Allora, pensiamo. Questo tizio c'ha Sandshrew e Geodude. Prima Geodude, se non sbaglio. Che team di scappati di casa? Verissimo. Allora io metterei Mirko davanti, perché detta sinceramente la mia win condition, sicuramente non inizio a sparare metronomo con Togepi, perché può succedere il peggio. Secondo me la win condition principale è avvelenare qua. Metto davanti Mirko e provo ad avvelenare. Togepi se... mi sono dimenticato proprio. Stop right here. Allora, penso che lui comunque sia ancora relativamente facile da battere. Il fatto che il gioco non ci permette di avere Pokémon forti contro il tipo roccia. E di conseguenza la nostra unica win condition è questa. Avvelenare e basta. Perché Geodude, se no non gli diciamo nient'altro. Ok. 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 Lui c'ha Tackle e chi è che tanca più di tutti? Secondo me è Carla. Vediamo un po' le difese qua. 22, 14, 23, 23, 35. Io direi che cacciamo Carla a tankarsi gli attacchi di Geodude per adesso. Perché Paras ci serve per avvelenare. Sì, secondo me è stata una buona scelta prendere lui. Perché comunque avvelena e aiuta un sacco. Carla, self-destruct. No. Protezione 5 pp soltanto, per evitare di stallare troppo. Vedete, hanno nerfato un sacco di cose. Io non penso sia il caso di andare di protezione adesso. Cioè, sti cazzi, anche se mi fa 3. Critone, attenzione! Questo ci velocizza un pochino la noia mortale che sarà. Vai, velocizziamo, tanto. Dobbiamo aspettare semplicemente che lui muoia. Ok. Sandshrew, vediamo quanto gli facciamo con Tackle. Penso pochissimo. No, oh, che palle. Vabbè, non penso altro. Ok. Io qua provo ad avvelenare, sinceramente. Vai Mirko. Ok. Poison Powder. Olè, mamma mia, Mirko le prende tutte, raga. Unico vero Cencio. Grazie, brother. Dopo quasi un anno di YouTube minore 3. Grazie mille, Cencio. Molto, molto gentile. Scratch. Intanto ci sborra negli occhi, ma a noi non ci interessa, perché abbiamo gli occhiali. E invece ci ha sborrato per bene. Vabbè, non importa. Tanto è avvelenato, vai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono orgoglioso dei miei Pokémon. Bravissimi, ragazzi, bravissimi.
Ok. Andiamo a curarci e prepariamoci al fight contro Brock. Allora, parere mio, la tattica è la stessa. Dobbiamo stare attenti ad Onyx, perché comunque Onyx ha... Rocciotomba. E quindi il nostro Paras può prendere un cazzo grosso come una casa, purtroppo. E... perché ovviamente tipo coleottero. Quindi Rocciotomba ci fa male. Come fa male a lui. Come fa male anche a lui. Diciamo che forse abbiamo troppe debolezze al tipo roccia. Non bene. Non bene. Allora, secondo me, davanti a Geodude... Minchia, non penso che prima o poi avrei dovuto plennare il Brock Vanilla di Poco Verde Foglia. Allora, fammi vedere, perché non mi ricordo se Geodude... Mi pare che Geodude non abbia nessuna mossa... Rosso Fuoco e Verde Foglia qua. Esatto, c'ha azione e riccio scudo, basta. Mentre invece Onyx c'ha azione, lega tutto a Rocciotomba. Quindi io direi stessa tattica. Proviamo ad avvelenare e preghiamo di non morire. Sono sempre Protect, sì, però prima dobbiamo avere avvelenato. E... salviamo per scaramanzia. Se il game è senza pozzi, come cazzo fa la lega? Non lo so, lo scopriremo. No, ma non è che... non so se è senza completamente o qualcosa c'è. Non te lo so dire, bro, non te lo so dire. No, nessun calcolatore tattico, ragazzi. Nessun calcolatore tattico. Allora, io direi... Togepi davanti. Il senza nome, purtroppo. Perché c'ha... Charm. Che dimezza l'attacco. Secondo me non è niente male. Lo mettiamo qua. Lo facciamo anche per Geodude. Oh, raga, è il primo tentativo. Proviamo, dai, che cazzo. Chi sacchiamo nel caso? Non lo so, sono uno peggio dell'altro. Non te lo so proprio dire. Non te lo so proprio dire. Sono tutti orribili. Secondo me Smirgol è il peggiore. Perché di mosse forti, boh, non me ne viene in mente nemmeno una. Ok, Charm. Ovviamente rischiamo i crit, ma non ci si può fare molto. Che cazzo. Ok. Facciamone un altro. Ok, adesso c'è attacco meno 6. Quindi tolti crit, lui non ci fa più danno, ragazzi. Zero spaccato. A questo punto... Mirko si avvelena. E basta, l'unica win condition che abbiamo è questa. Minchia, se clicco Stun Spore per sbaglio è finita. Ok. Mirko e si avvelena, perfetto. Ah, non mi fai nulla, scemo. No, no, la tattica l'abbiamo centrata in pieno. Secondo me non c'era di meglio di questo. Detta proprio onestamente. Io ricaccerei Togepi perché vorrei averlo davanti in lead contro Onyx. Secondo me abbiamo avuto un culo incredibile a trovare Togepi. Perché ora si sto riflettendo, secondo me è veramente, veramente forte Togepi. No, no, niente metro, non voglio rischiare. Poi mi esce l'autodistruzione, ho perso. Ok, direte, beh, Fieri, sono un miliardo di mosse. Non si sa mai. Ce l'abbiamo, tanto facciamo Sweet Kiss. Boom, è pure stunnato adesso, lo scemo. Perfetto. Vabbè, è andata bene con Paras, ma Paras l'abbiamo scelto, Togepi no. Cioè, se anziché Togepi ci usciva lì l'uccello o Tut, cosa facevamo? Dai, rischiamocela, uno lo facciamo. Dai, forse lo speedavo lo stesso. Non si sa mai. Ho paura di usare sta mossa. Poi c'è esplosione. Dico, è la nostra win condition, Togepi. Esce memento, esatto.
Lasciamo stare. Tanto lui non può più far niente. Gliela stagliamo così. Spammiamo Yone. Completamente wallato. Cioè, vabbè, c'ha solo azione, poverino. Che gli vuoi dire? Ok. Ci toglie due. Ah, Beckett è un altro sweet kiss. Scemo. Tuk! Ok. Poison. Molto bene. Raga, c'è lui. Oltretutto siamo anche... lo speediamo per forza, perché abbiamo fatto agilità. Vai col charm. È più veloce lui. Ma ci siamo raddoppiati la velocità. Cioè, è tanto raddoppiare la velocità. Non è poco. Non abbiamo fatto più uno. Cioè, agilità fa per due proprio. Ma quanto abbiamo di velocità? Ah, ok, ma è pochissimo 10, ma penso avere... quindi ho 20 di velocità, ma non è un cazzo. Ma penso avere leggermente di più, ragazzi. Minchia, 10 è veramente terribile. Cioè, è peggio di... Paras è lentissimo ed è peggio di Paras. Vabbè. Non importa. Non importa. Beh, tanto Onix è un bidone a pedali, ci ha detta sinceramente. Sì. Molto veloce. Pensavo che raddoppiando la velocità servisse. Vabbè, sti cazzi, voglio dire. Ora crit, ma non mi ammazza nemmeno se crit, con azione, tranquilli proprio. Che palle bind, non posso swappare così. Appena finisce swappo, che purtroppo mi sta dando fastidio. Non posso swappare, vero? Check. Infatti. Ok, grazie. Tic. Vai, pure stunnato. A meno 500 d'attacco. Io non... Weuaglio. Io non posso ancora swappare. No. Beh, non fa niente di confusione. Intanto non attacca a me. Ascolta, faccio Yawn. Basta, ti prego! Devo fare Yawn, sennò questo qua mi rompe i coglioni in maniera indescrivibile. Ok, no, ce l'ho fatta. Allora, mando Miracle, adesso si addormenta, ma tanto noi spammiamo veleno finché non si risveglia. Perfetto. Ora dorme. E almeno un turno se lo deve fare. Quindi facciamo un bel graffietto. Guardate, va zac. Fortissimi. E adesso Poison Powder. Tanto di fargli un altro di danno sti cazzo. Quindi tiriamo avanti e basta. Bella Tomvox, come stai, bello? Grazie mille del resub. Grazie mille. Con punto esclamativo Telegram, Tomvox, se ci tieni. Minchia, quanto cazzo dorme sto scemo? Oh. A posto! Raga, ho pensato una cosa adesso. Se lui si paralizzava era finita. Non lo tiravamo più giù. Porca troia, che culo. Che gli è venuto il veleno. Perché io c'ho Spargispora. La Spargispora può avvelenare, paralizzare o addormentare. Se lo paralizzavo era finita, cioè come lo tiravo giù dopo. Era totalmente finita se lo paralizzavo. E... vai, questo 10 di speed. Mettiamo Carl. No, no, niente metronomo. Che male.
Il crit, ragazzi. No, Carl è tosti. Ha 90 in stazzi in difesa, quindi tranquilli proprio. Aircut, me lo attualmente 3-4 volte a settimana. Comunque tutto bene, grazie. Perché Onyx non usa la mossa roccia? Perché la I è studiata in modo tale che se l'avversario è più lento di te, tu non usi la mossa che riduce la velocità del nemico. Rocciotomba la usa soltanto se vede che tu sei più veloce di lui. Perché Rocciotomba abbassa la velocità. La I è stata programmata così. Quindi se io li metto un po' con più veloce di lui, lui mi fa Rocciotomba. Top crit, grande. Crittone, crittone. Crit in culo bind, purtroppo sì. Però tanto ci toglie due a botta, quindi sti cazzi, abbiamo vinto. No, no, io lo sapevo. Paras era the god. Paras era the god. Poi magari più avanti fa schifo, però per adesso Paras ha fatto veramente, veramente un buon lavoro. Battaglia emozionante. Emotioning, come si suol dire. Grandi. Un applauso a tutti, un applauso. Grazie, grazie. Ta 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 ta. Molto bene. Abbiamo dimostrato la nostra superiorità a Brock. Raga, non vedo gli applausi in chat. Di più, per favore. Più applausi. Cosa ci ha regalato? Grazie gli applausi. Ah, Rock Tomb, ok. Ok, è rimasto vanilla questo. Qualcuno lo impara? Che l'avrebbe mai detto. Scopami, ma neanche a fare così. Va bene, va bene. Qua non c'era niente, mi pare, ok. Mi ricordo se da queste parti c'era una bacca oppure no. No, vabbò. Allora, prima cosa, ci curiamo. Comunque Togepi è... secondo me è game changer, Togepi. Togepi è game changer, ragazzi. Ok. Teniamo sempre Mirko davanti. E... comprerò un altro po' di Pokéball qua. Ok. Pokémon si evolvono? Non lo so. Alcuni sì, altri no. Hanno cambiato un po' tutto. Cioè, tu devi avere il peggio del peggio, per fartela semplice. Allora. Aspetta, com'è che funziona sta roba qui? Ok, sì, so che devo andare là. Non so se posso fare robe prima. Sì, li devo fare tutti di fila, certo, certo. No, no, beh, ovvio che li facciamo, ovvio che li facciamo. Non so se posso... sì, penso di poter catturare prima, aver prima la cattura. È che non ho trovato fogli scritti in cui mi diciamo cosa fare, però... direi che posso fare prima la cattura, sì. E ti piace più il dolce, okay, o il salato? Un po' per il dolce, perché il dolce... allora... vi dirò, a parte che sembra vanilla, perché questo si trova qua. Non so se e quando si evolve, però non è male Nidoran. Non è male Nidoran, diventa Nidorina questo. Vabbè, non c'è un cazzo qua. Continua la stats del veleno, ragazzi. Veleno for the win. Se ora 16. Bisogna vedere. Bisogna vedere se si evolve. Non è scontato. Ok. Ok.
Se si evolve in caso quando? Ah, ti metti, se conosci già la Chrome, volentieri. Vanessa, alla faccia da Vanessa. No, alla faccia da Vanessa. Ok. Ok. 13. 14. Ok, curiamoci. Mentre Pico Swap si muove entrambi il 45, quindi abbastanza late. Ok. Che poi, ragazzi, una cosa non so. Per fare... Ora che non siamo davanti, cioè che non siamo al capo palestra, io posso livellare con le caramelle rare? Se sì, quanto? Perché in teoria adesso il mio level cap è livello 22. Ok, ovviamente non posso portare tutte al 22, perché se porto tutte al 22 e uno mi sale al 23 non posso usarlo per la palestra successiva. Però in teoria io posso dovrei poter livellare i Pokémon quanto mi... No, fino al 100, no, ovviamente. Cioè dovrei poter livellarli quanto mi pare fino al massimo del 22, giusto? Vediamo se c'è scritto qualcosa. Pokémon Garbage Green. Ok, The Leaf Green Trash Lock. Secondo la logica, però magari c'è scritto qualcosa. Ok, we ask it to me, ma... Oh. Lo so che così funziona il level cap, quindi io posso portarli, che ne so, tipo al 19 tutti. Sto prendendo il level cap, magari provo a fare un save, però con i selvatici. No, funzionano le caramelle, certo funzionano le caramelle. Ora funzionano di nuovo, vedete? Quindi sì, posso portarli tutti. Potrei portarli tutti al 22, però non posso portarli in realtà tutti al 22. Al 22 non funzionano più, certo. E Matti, in realtà sì, la prendi l'exp dalle battaglie. La prendi l'exp dalle battaglie, ne sono sicuro di questo. Dovrei prenderla almeno. Ho preso in palestra. Sì, avevo preso esperienza in palestra, chat. Oh, intanto io porto tutti al 18. Anchor pure, famiche, ma c'ha tutte mosse forti, Togepi. Ha tutte mosse forti, Togepi, ragazzi. Ah, c'ha 3 pp infatti. Io toglierei metronomo sinceramente. Cioè, metronomo è quella mossa che non vorresti Galeri mai fare. Grazie Kaleg, grazie mille brother, molto molto gentile. Grazie mille anche a Ricky007 per il sub. Grazie mille Ricky. Mi sembra meglio ciò che già è. No, metronomo... Cioè, metronomo è quella mossa che dici, se proprio non c'è un cazzo a fare, lo gioco, ma io vorrei non arrivare lì, no? Roar, i grotti. Buonasera, tolgo metronomo. Fieric, ecco a lei il reddito di Fiericanza. Grazie Faccia mille, Matthew. Faccia buon uso dei miei soldi e li sperperi al meglio, comprando le skin di Soraka. Assolutamente sì. Grazie mille, caro, grazie mille. Questo c'ha Sing, un'altra mossa che addormenta, in teoria.
Peck, Growl, Astonish, Sing. Dai, Fury Attack può servire. Tolgo Sing, sti cazzi. Mossa 55 di precisione. Ma Growl paradossalmente può servire un minimo. Sing, po'. Poison Sting, ok. Togliamo Growl. Achelo, se voleva Nidorina, in teoria, mi sa che l'han tolto. Allora, sto pensando un attimo a... Sì, dai, almeno 19 li possiamo portare. Vabbè che in realtà poi dopo il primo allenatore posso portare... Ricordatevi che io lì non mi posso curare, non posso fare un cazzo appena entro, eh. Ah, Leech Life! Lo impara! Perché non l'avevo visto? Ah no, Leech Life no, ok, ok, non è... Ho confuso un altro, ok. Ok, oh... Vediamo un po' che succede, ragazze. Vediamo a che livelli sono sti tizi. Cioè, sono quelli vanilla in teoria. Porca miseria, Spiro, che due coglioni. Ah, qua... Tipo volante non ci piace per niente. Ok. Ok. Andiamo di Fury Attack. A posto. Fury Attack. Mamma mia. Fury Attack! 5, 5, 5! Sì? Sì? Quasi. Almost. Ok. Lost, 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 lost! E l'area impara un altro sketch, però ci saranno mosse decenti. Questa chi è la tipa? Non mi ricordo che Pokémon ha. Lo scopriamo. PJ. Oh, ma che due coglioni! Però PJ al 9 non so se c'ha una mossa. Fermi tutti. PJ al 9 non è detto che abbia mosse per farmi male. Secondo me non ce le ha. Scherzavo a Raffica. Ho visto che prendo Exp, immaginavo infatti. E... Vanessa, vai. Allora, io penso che Double Kick sia la mossa più forte che io possa fare. Vabbè, sono al 19 effettivamente. Effettivamente sono al 19. Ci sta. Mi ha crittato sto scemo però. Ok. Questo è un bug catcher, quindi sti cazzi, ci metto Antonia qua. Minchia, quanto ho rischiato mettendo Antonia, se mi avvelenava qua. Vabbè, questo non c'ha un cazzo. Si vedete che l'exp la prendo, poi per carità non sono ancora al 22, quindi ovvio che la prendo l'exp. Non sono ancora al 22. Allora, qua Antonia la metto davanti. Perché c'è un altro bug catcher. Tac, tac, tac. Quello lì è quello che c'ha Rattata. Se non sbaglio. Io ci metterei Togepi davanti. Non so se c'ha già Hyper Fang quel Rattata, ma in caso fa veramente tanto tanto male. No, ok, all'11 non ce l'ha. Però per sicurezza. Ok. Vanessa doppio calcio. Direi che qua abbiamo fatto.
Ekans, che palle. Ekans. Va contro Ekans, sinceramente. Ekans. Fammi vedere cos'ha Ekans. Allora, Ekans. Veleno spina, avvolgi botta, fulmi sguardo. Wow. Veleno spina, avvolgi botta, fulmi sguardo. Veleno spina, avvolgi botta, fulmi sguardo. E... sono mosse rompicoglioni. Andiamoci Carlo. Ok. Takedown! Sdong! Questa è una signora mossa, ragazzi. La Pash. Qua buonasera, non so Rick. Se è così. Possiamo fare un test? Dove hai preso il Xbox che avevi postato nelle storie? Bella, tu è lucky. Grazie R-Sub. Me l'ha regalato la mia ragazza, quindi non te lo so dire, purtroppo. Non so. Forse su Amazon ha trovato, ma non te lo so dire con certezza. Ok, terz'ultimo allenatore. Peck. 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 Ok, allora, prossima allenatrice potrebbe essere quella con il Jigglypuff. O una delle due o entrambe. Intimidate era molto comodo, sì. Ok, Jigglypuff. Poi tiriamo Poison Powder, direi. Se riusciamo a hittare, ok. E Scratch to the Death. Disabile mi ha tirato, ma come ti permetti? Ok. Ultima allenatrice. Rattata. Ah! Paralizzato, scemo. Beach Life. Vai, 2 HP li abbiamo recuperati. Scratch, scratch. Ah, per adesso tutto molto molto facile, ovviamente. Ora puoi parcheggiare dove vuoi. Vedi, non tutti i mali vengono per nuocere, come si suol dire. Qua ci sta una bacca. Persimberry, ah, sarò onesto, non me le ricordo tutte in inglese. Ah, ok. Ok, quella che toglie la confusione. Interessante. Il Magikarp non lo possiamo comprare, per quanto che qualcuno lo chieda. Usabile, sì, sì, sì. Anche il Mount Moon. Peldum can take your Peldum can take your Pokeballs. Using magnetism. Tanto salvo per sicurezza. Cioè, che poi Narcor Nuzlocke, però. E Magikarp oltretutto non si evolve, è vero, questo l'avevo visto da qualche parte. Cattura. Giustamente. Ok. Minchia, ma ha crittato sto scemo, ma è pazzo. Vediamo un po' cosa intende. Secondo me è semplicemente perché ha un tasso di cattura molto basso. Non lo so. Ma immagino che non si evolva Beldum. Però almeno tanca le mosse fisiche. È qualcosa. È qualcosa. Giorgio. Ok, qua non c'è un cazzo, no. No, secondo me c'è solo Beldum qua dentro. Lo so che ha solo il riduttore. Almeno la mossa che attacca. Pensa a Lara, che c'ha soltanto Poison Sting. Anzi, lo prendo al posto di Lara, mi sa. Anche semplicemente... Poi Lara con Sketch, ma il fatto è che non ci sono mosse recenti da copiare, quindi che cazzo faccio con Lara? Che prendo? Riduttore, tanto c'ha 20 base stat in attacco Lara, fa veramente schifo sto Pokémon.
È un Pokémon di utilità. Magari se riesco a fare ecco, delle battaglie in doppio, posso usare Sketch sul mio alleato con Togepi, magari uso Charm, copio Charm. Capito? Un esempio, però... C'era Slakoth che non si evolve, ah davvero? Spicy. Ah, tanto lui non impara mosse, quindi... Vediamo un po' a livello statistico come si è messi. Fa cagare, ma almeno ha tanta difesa. Non servirà a niente, ma c'ha tanta... Magari per wallare qualcosa, un tizio avvelenato c'ha tanta difesa. Meglio che niente, ragazzi, meglio che niente. Lui tank, esatto. Abbiamo solo multi di difesa fisica. Per fortuna c'è solo roba di... c'è solo attacco fisico adesso. Contro Misty io non so come faremo contro Starmie. Ok raga, appena valichiamo questo passaggio e si combatte con tutti gli allenatori, quindi siamo pronti? No, andiamo. Si inizia. Repel? Tanto dai Beldum si scappa, voglio dire. No, non impara niente a una fexata. Non impara proprio niente, te lo assicuro. Noi avveleniamo tutti il nostro la nostra tecnica è quella. È immune al veleno, esatto, è immune al veleno Beldum, non è male. Allora, Clefairy, io qua voglio dire le mosse che hanno tutti, perché altrimenti... Ci ha tirato Anchor, ma a noi non frega nulla in realtà. Botta, ruggito, ripeti, canto. No, doppia sberla, canto, ripeti, ruggito. C'ha doppia sberla, comunica mossa. A posto siamo. Direi che ci siamo. Giorgio, vai a tankare. Ah, clear body, scemo. Che comunque Giorgio un po' di danno lo fa, eh. E... A posto. Quello è un bug catcher, quindi ci mettiamo Antonia davanti con Peck. Ok. Ti matti, il problema spero che si possa rientrare poi nel Monte Luna. Nella Rom Vanilla no, perché io l'ho droppato, il tizio. Molto bene. Che poi detta sinceramente un Thunder Shock di Smeargle che ha un 40 base power su un 20 base power di attacco speciale che è Smeargle. Cioè proprio... Cioè roba che forse gli faccio un sesto di vita, ecco. Ok. D'Ursa, ma siccome Beldum non è male, perché tipo acciaio è la miglior tipologia che esiste in sta gen. E sti cazzi se c'ha soltanto takedown, intanto tank. Ralts era molto peggio, perché tanto sicuro non si evolve, Ralts è un po' con merdoso. Massimo forse diventava Kirlia, ma capirai. Con Starmie con Mirko che ha Leech Life. Speriamo, Starmie e Starmie, cioè... Sì, stasera solo Pokémon, domani sera facciamo i nuovi Troll Pick. E poi oggi pomeriggio già ho testato qualcosina. Allora, questo dovrebbe avere Voltorb, se non sbaglio. Beh, comunque io ci infilo Mirko. Al 41 in Kirlia, cioè immagina. Ah, c'è Magnemite invece. Gli direi Stun Spore. Ok. E Vanessa. Io prego non abbia Sonic Boom, ma in ogni caso. Double Kick. E arrivederci.
Eccolo, Voltorb. Ah, questo è un critico messo. Un po' troppi danni mi paiono questi. Bug Catcher, ci mettiamo davanti Antonia. Secondo me Misty, ragazzi, sarà dura. Però, you know. Tac. Tac. Il Merge Spirit in Svizzera? Non lo so. Che io sappia, penso di sì. Ma non sono sicuro al 100%. Perché non faccio, fa tutto il negozio Fantasia Store. Allora, cosa ci avrà lei? Boh, secondo me Pokémon normali. Nel dubbio davanti ci infiliamo sempre Mirko per avvelenare. Ok. E invece c'ha Oddish. Quindi niente Mirko per avvelenare. Anzi, mi sa che ci avvelena lui. Oddish livello 11. Oddish livello 11. Cosa ha Oddish livello 11? Profino assorbimento. Diciamo che... Ok. Penso che Bellsprout più o meno sia lì anche lui. Ponte Pipito è tutto di fila. Ma penso proprio di sì. Ok. Ciao Fieric. È da molto che questo non ci avrà Zubat. Sicuramente ci avrà tipo Zubat. Va benissimo Paras. Scratch. Mirko, hai capito? Non si scherza, ragazzi. Ma io qua Giorgio ce l'ho in filo. Ciao Plattico, tutto bene? Plattico, come stai, bello? Spero tutto bene. Takedown. Altro che Goldin, ma infatti. Ma altro che Goldin assolutamente qua. Eccolo qua, il più merdoso poteva uscire. Lui sì che era veramente brutto. Thief, perfetto. Abbiamo una mossa speciale. Questo avrà il classico Rattata di merda. Ma sì, dai, va benissimo. Eccolo qua. Gli tiro Leech Life, così ciuccio. Mi curo. Oh, è pur sempre una mossa che cura, ragazzi, ridendo e scherzando, eh. Poco... ma cura. Grazie Timatti. Ok, ok. Buona sapersi. Scratch. Batteriamo un Leech Life. Succhio. Molto bene. Real HTT, ma come? Aggiorna la pagina. Mi pare molto strano. Oh no, raga, ci sta quello coi Geodude. Beh, però ci abbiamo Vanessa. Fermi tutti. Fermi tutti che adesso ci abbiamo Vanessa con Double Kick, eh. Vabbè, ma sembra una passeggiata così. Beh, giustamente sembra una passeggiata perché... sembra una passeggiata perché non siamo ancora ai capi palestra, giustamente. Via Scratch. Dove nasce il nome Fieric? È l'unione di Fiero e Riccardo. Pensa a te. Ok. Brava Vanessa. Beh, meno male ci riempi un di soldi. Per comprare cosa poi? Boh. Gli oggetti invisibili li hanno tolti, vero? Perché non ne sto beccando. Sì. Una storia più emozionante. Beh, un mio amico mi chiamava così. E ho detto, ma sai che ci sta Fieri? Che figo come nome.
Vabbè, questo è il classico scemo con lo Zubat. Rattata. Cazzo, Rattata al 13 però, attenzione. Ok, tackle. Perché al 13 c'ha Hyper Fang. Eccolo qua. Aia! È pur sempre al 13. Mettiamo in scratch a questo. Ah, questo è un crit. Infatti, cioè, mi sa è un po' alto come danno. Per questi standard. Mirko, vai a farti una pausa, dai. Mettiamo Carla. Mirko gestisce Tarmia, pure la bacca per la confusion. Allora, Mirko lo tengo sicuro, a meno che non trovo chissà cosa. Io direi qua... andiamo di tackle. Tac. Takedown finale. Missato. Takedown finale. Missato. Takedown. Ci abbiamo fatta, grazie. Rattata. Vediamo se riesco a hitare un tackle. Perfetto. Ok. Vabbè, tanto tanchiamo a bestia con sta gente qua, quindi... mettiamo un po' Antonia, che tanca da Dio anche Antonia. Questo lo mettiamo qua. Fury Attack. Niente. Fury Attack. Niente. Due volte. Non ce la possiamo mica fare. Dai, tanto non si attacca Antonia, il mio amore Antonia. Brava Antonia. Molto bene. Ah, Matti, ma linkalo pure qua in chat. Se ce l'hai fa molto comodo. Io non ce l'ho perché non l'ho neanche cercato in realtà. Ok, riesco a vederlo, non ti preoccupare. Tranquillo, tranquillo. Voilà. Ok, encounter data, trade data, TM, HM, held item, obtain all the decks. Ok, non ci sono scritte delle regole speciali, vero? Cioè io posso fare... cioè, le regole me le metto io semplicemente faccio hardcore Nuzlocke e basta. Sì, sì, è il file PDF, ok. Sto vedendo anch'io. Praticamente c'è scritto tutto ciò che hanno cambiato. E ti dice tutti i Pokémon che trovi. Ah, figo, 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 ok. Ok, va bene. Dicevamo. Lo mettiamo... ma lasciamo Carla, tanto è fortissima Carla. Aia. Pochino questo fa. Ah, minchia, crit pure. Beh, se questo è crit vuol dire che tanca da Dio però. Ed è qua che entra in gioco Giorgio. E a questo che serve. Perché lui magari mi fa, ecco qui, altro crit. Benissimo. Aia. Iniziano ad essere un po' tanti danni questi, eh. Iniziano ad essere un po' tanti danni per il Giorgione nazionale. Ok, contro Zubat mi permetto di mettere Antonia. Tanto non c'ha un cazzo Zubat. Fury Attack. Vabbè, ci accontentiamo, dai. Ok. Vediamo un po'. Nugget, vabbè. Allora, manca quel tizio lì. Chi ci mettiamo contro? Io direi ci metto Antonia. Quello dei fossili. Fammi salvare che... se qua crasha tutto, poi bestemmio. Sì, 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 fossili. Ok. Tutto bene, scarso. Per adesso sembra molto facile, ma sai, prima palestra. Già riesco a vedere la difficoltà più avanti dove sta. Ok.
Gianpietro passami il fucile. Buonasera, signor Fieric. Cioè, perché... È sempre bello vederla su questi giochi di qualità. Grazie mille a te, Zarpo. Come stai? Bello, grazie ai 30 mesi. Perché attualmente, dite, Fieric sembra facile, ma perché noi abbiamo Pokémon merdosi e gli avversari hanno Pokémon merdosi. Ma cosa succederà quando noi avremo Pokémon merdosi e gli avversari avranno Alakazam? Capito? È questo che va tenuto in considerazione. Allora, Voltorb. Voltorb... Sottocaricazione stridio. Ok, non ha nessuna mossa elettro, questo mi interessava. Ah, rip. Spavettasso un'altra volta. Ok. È proprio merda lo stato poi. Sì, yeah. Sono un casino. Quasi nessun Pokémon si evolve. Ok. No, poison gas. Ma porca miseria. Meno male che siamo quasi fuori. Anima ce l'ha duro. L'ho visto in tantissimi video. 9-19 trentini andarono ad Antrosano dei Marsi. Io direi Vanessa qua, facile. Attraverso Luco dei Marsi. Direi Vanessa facile qua. Vai con Bite. Oh no! Minchia, pure il flinch. Stonk. Grazie mille K Game. Come stai? Bello. Grazie mille del resub. Grazie mille. Super nerd. Penso facciano entrambi schifo, ragazzi. E poi tanto non li vedremo per chissà quanto tempo. Ti. Ah, siamo fuori. Roar. Lol. Vabbè, ci sta. Allora, in teoria... Roast Berry. Ammetto che non mi ricordo qual è. Ci vediamo al okay. prossimo video. Roar. Abbiamo una cattura, ragazzi. Che significa che è il mio mesiversario. Real, grazie mille del sub. Cosa vuol dire che significa? Grazie mille del sub. Significa che è il mesiversario di quando ti sei abbonato al canale. Vabbè. Tac. Che ci dice sto tizio che abbiamo già la bici? Vediamo un po'. Però ho già preso la bici. Niente. Non c'ho soldi. Tanto c'ho già la bici. Ah, l'hanno rubata, scemo. Ok, nuova cattura. Route 4. Ok, sì. Allora, vediamo un po' nello spreadsheet cosa si può trovare in Route 4. Allora, c'è Encounter Location Data, pagina 4. Ok, Route 4. Shellder, Clamperl, Meditite, Monkey. Allora, siccome Clamperl sembra decente. Vabbè, vediamo un po' cosa esce. No, Ciobba, è stata rimossa sta cosa. Direi che già basta, se no sarebbe... Oh, Clamperl. Clamperl non ha delle stazze orribili, sapete? Fammi vedere cosa c'ha Clamperl, scopriamoli insieme. Oh, cazzo, ha tirato una mossa... Magari se metto in pausa mentre scrivo, perché i tasti vanno comunque. Allora, Clamperl... vedete? Non è male. L'attacco non serve, però 85 di difesa, 55 di difesa speciale, 74 attacco speciale. E ha pistolacqua e mulinello e tenaglia. Ferro scudo. C'è di peggio. E impari Hydro Pulsar anche.
Ok. Acque speciali, certo, certo. Ma secondo me tra Mankey e Shellder, cioè Clamper è la cosa migliore che poteva capitare nella bruttezza che abbiamo, eh. E finalmente abbiamo il primo attaccante speciale, ragazzi. E nonché il primo Pokémon acqua, che non è da sottovalutare. È il primo maschio, oltretutto. Quindi, davvero uomo alfa, c'è solo un nome che posso dargli. Aldo! Aldo è proprio il nome da dare all'uomo alfa, che è il primo uomo alfa che fa parte della squadra. Ok. Ah, oltretutto, vi dico una cosa. Pensate com'è fatto sto gioco, allora, guardate. Praticamente, ti dice un'altra cosa qua. Nello spreadsheet ti dice che se fai scambi... Ok, tu puoi fare gli scambi Pokémon, no? E... ti danno dei Pokémon di merda. Request encounter location, Viridian for... Ah, ok. Tu scambi i Pokémon per avere degli oggetti. Cioè, praticamente tu puoi ottenere questi oggetti qua, scambiando i Pokémon, capito? Cioè, voi dovete dare un vostro Pokémon in cambio di un oggetto. Makuhita, Black Belt, Clamperl, Shell Bell. Che non è male, sinceramente, potremmo pensarci. E quindi voi potete scambiare i Pokémon che alcuni Pokémon che trovate con questi oggetti qua. Tipo Shell Bell non è male, perché ci cura di un ottavo dei danni che facciamo. Se non sbaglio, un ottavo, sì. Tipo lifesteal, capito? Non so. In ogni caso, ragazzi, è giunto il momento di Misty. È giunto il momento di Misty. Clamp. Che schifo di mossa, mamma mia. E... però secondo me Aldo è da mettere. Aldo è da mettere, ragazzi. Non vai da Bill per un altro encounter? Dipende se vogliamo fare prima quello o prima Misty. C'è anche il rivale, consideriamo. C'è anche il rivale. Oltretutto, rivale c'ha Charmander. Aspetta che intanto ci mettiamo lui. Fammi vedere un attimo le stats. Jolly. No, Jolly fa cacare, scherzavo. Jolly fa cacare. Togli attacco speciale per mettere di velocità. Insomma, c'è di meglio, ecco. Allora, secondo me Giorgio non servirà un cazzo contro Misty. Non ho visto l'abilità, scusatemi, avete ragione. Shell Armor è buona, Shell Armor è sicuramente buona. E peccato per la natura, cazzo. Proprio quella che toglie attacco speciale devo avere, vabbè. Allora, sicuramente Aldo è molto forte contro il rivale che c'ha Charmander. Quindi intanto diamogli le caramelle. Tanto lui non impara un cazzo, quindi velocizziamo tutto. No, io andrei prima da Misty, ragazzi. Io andrei prima da Misty, sinceramente. Vediamo cosa vendono al market qua sotto. So che vendano. Ok. Passo soltanto per vedere... vabbè, ci saranno soltanto sì quei due allenatori più Misty lì dietro. Ok. Cosa ti sei perso? Ma niente, Matti, per adesso niente. Allora, facciamo un test. Facciamo un test. Se io do...
Rare candy diamo tipo a... Ma sì, a Mirko. Io adesso lo porto al 20... Al 21. Non al 21, al 21. Lui adesso non può più livellare di rare candy. Però se io combatto contro l'allenatore... Cosa succede? Aspetta, tanto porto gli altri tutti al 20. Perché poi secondo me rischio. Perché non posso superare il livello 21, ok? Ok. Per vedere se prende effettivamente esperienza. Ok. Allora, orsi. Vai, io ci faccio scratch. Vai, bolla, capirai. Scratch. Scratch. Facciamo anche un Leech Seed. E uno scratch. Vediamo l'exp. Vedete, la prende lo stesso. La prende lo stesso. Forse sì, finché non manca un punto esperienza. Dici, Jackal. Ma non so se rischiarmela, sinceramente. Allora, lui l'abbiamo avvelenato. Mandiamo in Aldo. Testiamo Aldo. Icicle Spear. Sì. Clamp! Fallito. Clamp! Che mossa incredibile, Aldo. Complimenti. Clamp! È tipo Whirlpool. Posso fare Whirlpool più Clamp. Così fanno DPS continuo ogni turno loro. Testiamo Smirgolo con i selvatici. Ma devono avere mosse decenti. Devono avere mosse decenti, che non è scontato. Tu 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 tu. Ok. Perfetto. Ah sì, Matti, possiamo effettivamente. Se Smirgol avesse mosse decenti. Perché il problema è quello. Ok, io direi double kick. Oh no. Non iniziamo, Goldin. Non iniziamo, eh. Allora, partenza male. C'ho solo veleno spina, penso in merda. E... Oh, ascolta. Qualcuno ce la farà qua. Furia attack. Ah, questo è un crit. Minchia. Ok. Basta con sto Super Sonic. Brava Antonia. Posso sempre fidarmi di te, Antonia. Posso sempre fidarmi. Molto bene. Ok. E ora c'è Misty, ragazzi. E ora c'è Misty. Pensiamo un attimo prima di lanciarci alla cieca. Pensiamo prima di lanciarci alla cieca. Allora. Io do per scontato di non avere Pokémon migliori qua. Assolutamente no. Smirgol non posso mettere davanti a Misty, tanto viene disintegrato, cioè non che mi interessi, però fammi un attimo vedere. Fatemi vedere, chat, calcoliamo Misty. Allora. Ok. Rosso fuoco e verde foglia. Staryu, azione rafforzatore e riprese idropulsar. E Starmie,
Rapigiro, comete, ripresa, idropulse. Idropulse veramente è piuttosto. Raga, considerate, ricordatevi che Starmie è fortissimo, come Pokémon. Cioè, guardiamo un attimo le stats. 520 base stats. Questo è veramente, veramente forte. Sì, sì, è tutto vanilla, Fedecrive. Tranne Koga, che è stato un po' nerfato perché c'è un... per la storia del level cap. Cioè, gli hanno abbassato Weezing al 39 in modo tale che tu abbia il level cap al 39 e poi da Sabrina al 43. Se no aveva lo stesso level cap, era un casino. E... ok. Rapigiro, comete, ripresa, idropulsar, ragazzi. Questo è ciò che ci aspetta. Quindi entrambi hanno idropulsar. Stario addirittura ripresa. Secondo me qua ci abbiamo Paras che è the god. Mirko la carria. Secondo me non ha senso mettere gli altri due. Sto pensando... ma in realtà nemmeno Togepi, sarò onesto, ha senso. Perché, cioè, fammi un attimo vedere. Charm non serve a niente. Anchor sono più lento, quindi rischio. Magari faccio Anchor dopo che ha tirato... dopo che ha tirato Hydropulsar. C'ha Sweet Kiss e Ione, quindi un pochino fa. Però... lui è Kaboom. Se qualcosa dovesse andare male ci si fa esplodere. Forse. Aldo lo teniamo perché comunque tanca. Lui lo teniamo perché non abbiamo di meglio. Sì. Potrei cambiare Togepi. Allora, fatemi pensare. Potrei con Smeargle schizzare qualcosa. Qui cosa c'è, abbiamo detto? Root 4. Shellder, Calampil, Meditite Monkey. Ma fanno tutto schifo. Ma cosa voglio schiacciare? Ma fa schifo le mosse che hanno. Non c'è nulla di interessante. Nidoran non si evolve, no. Cioè, sto pensando se abbia senso usare Sketch da Misty, però Misty, a parte che se mi fa con Starmie Hydropulsar, cioè, cosa ci combino? Me lo può tirare Star Hydropulsar, ma non è scontato che mi tiri Hydropulsar. E poi comunque non mi servirebbe contro Misty, sicuramente. E in realtà anche per le palestre successive Hydropulsar, cioè, non è che ci combini molto. Quindi secondo me il team da portare è questo. Carla potrebbe dover fare Kaboom e se non lo fai meglio, ma se dovesse far Kaboom, far Kaboom, ragazzi, che vi devo dire. Ma secondo me c'è Mirko che la carria pesantemente qua. Mirko la carria. Teniamo sempre presenti i critici. Carla Mikaze, sì. Allora. Tutti al 21. Ancient Power, ragazzi. Però a cosa mi serve? Niente. Bah. Non so. Secondo me ha più senso tenere mosse di stato. C'è Ancient Power. Ma Sweet Kiss può far comodo. Ancient Power è proprio quella mossa che... cioè, quando è che la usi Ancient Power? Non ho nessun altro attacco. Cioè, anche mi boosto le stats, ma poi cosa faccio? Cioè, non ha senso Ancient Power. Ah, chi se ne frega. Safeguard. Ok, che non penso ci serva a niente Safeguard. Oh. Tiriamo via Growl. Allora, chi mettiamo davanti? Non Mirko, secondo me. Possiamo mettere a... no, io metterei una roba tipo Vanessa e picchierei e basta. O Antonio o Vanessa.
Cioè, allora, secondo me rischia che qualcuno muoia in sta palestra, parliamoci chiaramente. C'è caso che dovremmo saccare qualcuno, in questo caso probabilmente sarà Vanessa, ve lo dico. Perché poi, perché se io switcho in Mirko e Mirko si becca una mossa di starmi, è pesante, capito? Però Vanessa può far... No, Vanessa però può, secondo me fa comodo, c'ha morso. Morso è forte, dopo per tutti i Ghastly ci aiuta. Forse dovrei davvero prendere Beldum e saccarlo e buonanotte. Beldum quando mai lo useremo? Sì, tanca, però dico proprio metti caso, sacchiamo Beldum, capito? Vanessa non diventa manco Nidorina. Sì, però è per dire... Vabbè. No, dai, teniamo così, ci sta. Teniamo Vanessa davanti. Mirko... Secondo me Mirko deve entrare tranquillo contro Starmie e basta. E... Ma sì, dai, proviamo, ragazzi. La bacca. Metti causa che si confonda Mirko. Questo non ci serve. Questa diamo a Mirko perché deve combattere contro Starmie che potrebbe confondere. Andiamo, dai. Starmie è pericoloso, ragazzi. Cioè, i nostri Pokémon hanno metà dei punti che ha Starmie. Penso che il nostro Pokémon più forte abbia 300. Bei stats totali. Ah, fammi vedere un attimo statisticamente come siamo messi. Perché Double Kick e... Vabbè, siamo messi praticamente uguale. Tra Double Kick e Bite siamo praticamente la stessa cosa, ok? Ho un punto in più. Ah, giusto per il meglio. Vediamo Staryu se ha più difesa o più difesa speciale. 55, benissimo, niente, stessi... Ok, queste due mosse fanno gli stessi danni, però Double Kick ha doppia possibilità di crittare. Era meglio fare l'altro. Comunque non può fare più Arden, cioè l'unico che ha. Ah, poi sarebbe anche l'ideale baitare la super pozione che ha. Non so se la baito così, sapete? No. Ok. Non buono. Non buono per niente. Oddio, però una buona chiamata per Aldo questa. Aldo va bene qua. Minchia, che pizze che mi sta... Tragedia. Dai, devi entrarmi un clamp, per favore. Per favore. Aldo, bravo. Entra. Allora, crittare non mi può crittare. Ok. Il clamp è entrato. Ah, non è morto. Allora, pensiamo, ragazzi, pensiamo. Siamo un po' sfortunati. Allora, secondo me dobbiamo ammazzare qualcuno.
Potrei far entrare Togepi e tirargli tipo, vabbè, qualcuno qua deve entrare, buonanotte. Carla mi serve full HP se dobbiamo farci esplodere. Perché qua se moriva, io poi potevo switchare in Vanessa, Vanessa moriva, entrava Mirko full vita contro Starmi, capito? Che comunque c'ha Leech Life che succhia ed è super efficace. Poi fa cagare comunque, non è che la carriamo, però. Invece così è un po' diverso. Entro con Togepi qua. Ora non si cura. Scusate. Misty usa una super pozione. Si cura probabilmente. Che in realtà è meglio, ovviamente, rispetto a curarsi con Starmie. È una 60 Leech Life 2? No, no, è una 20, Matti. In terza gen è una 20. Io infilo dentro Antonia, secondo me. Mirko... Oddio, potrei switchare su Mirko, però... Non so se mi fa impazzire switchare su Mirko. Se io switcho su Mirko... Allora, lei cura, va bene, ma se poi dopo mi entra confusione mi toglie già la bacca. Però secondo me potremmo anche mettercelo Mirko, sarò onesto. Carla la voglio full vita, qualsiasi cosa succeda, perché in caso dobbiamo farci esplodere. Quindi io entrerei con Mirko. E paralizzerei. Vabbè sì Matti, una 60 totale, non è un granché comunque se ci pensi. C'è anche Byte, una 60. Ok. Stun Spore. Vabbè, ma mi ha crittato, insomma, vuoi che mi tolga così tanto davvero? Ma porca puttana, vabbè. Andiamo un attimo di curarci adesso. Oh! Che cazzo! Ce lo meritiamo. Arden più di un PP c'ha. Ah, ecco perché. È vero, aveva usato Arden, ecco perché. Adesso non le tolgo un cazzo, madonna. Non le tolgo niente ora. Il crit l'ha clacciata. Ok. Bene. Che palle. Potevi anche evitarlo. Sto Water Pulse. Ok. Prendiamo più HP possibili. Allora, Starmie è da paralizzare, sinceramente. Cioè, mi farebbe comodo paralizzare Starmie. Anche se non so se cambi qualcosa. Ora ci pensiamo. No, no, non sono cambiati le nature, certo che no. Starmie. Perché il problema è che hanno 75 di precisione ste mosse. 75. Secondo me il veleno non serve a nulla perché non abbiamo modo di tankare. Clamper non doveva avere così poca vita. Clamper l'ha avuto una sfiga atomica, perché sennò un pochino tankava. Quindi secondo me quello che possiamo fare è stun spore e pregare che entri. Molto bene. Molto bene. Paralizzato, velocità disintegrata. E ora con Leech Life vediamo di curarci un po', che è super efficace. Ok. Ok, ok, è qualcosa. Non ha... Buono! Questo sì. Vabbè, ragazzi. Premi coraci critta lui. Calma, calma, calma. Ok, no. Vabbè. Mirko, ragazzi. Mirko, un mostro. Mirko devastante.
il campione Mirko. C'è Paras che annichilisce Starmie, ragazzi. Paras 1v1 distrugge Starmie. Incredibile. Incredibile. Se avessimo preso Slugman, ragazzi, stanno piangendo in questo momento. Ma probabilmente anche Goldin. Porca troia, che forte. Che forte. Se mi stavo stun spore non vincevo mai. Ho capito. Oddio, non vincevo mai. Ripeto. Secondo me vincere vincevo perché mandavo dentro il kaboom. No death no, sicuramente moriva qualcuno, quello lo so. Ma io avevo già messo... Davo già per appurato che... Che morisse almeno Vanessa. E se proprio proprio anche Togepi. Però GG ragazzi, che vogliamo dire? GG! too strong. Very very strong. Ok. Aspetta che vendiamo tutta sta roba qua. Facciamo il cash. Il cash. Allora. Ok, almeno così poi ci compriamo le palle e un po' di repellenti che magari ci servono. No, K Game, non l'ho mai neanche sentito nominare. Allora, qua arriva il rivale. Quindi, beh, in dubbio salviamo. Non che serve veramente salvare, ma andiamo. Ok, si parte. Perfetto. Attimati, meno male. Non lo sapevo. Bei danni. Lui piace sborrare i propri avversari. Pigiotto, capisco, capisco. Cazzo, mi sono dimenticato di prendere Beldum. Ovviamente Vanessa Miss. Ovviamente Vanessa, eh. Gust. Vanessa, Italo. Brava Vanessa. Ma porco. Ma porco, chi so io, Vanessa? Ok. Sì, fa sempre tutte le gare senza cura, è impossibile, certo. Allora, Abra ci va benissimo. Tac. Tac. Ok. Poi abbiamo Rattata. Rattatatatatatatata. Io direi di mettere Carla qua, senza pensarci due volte. Ok. Tuk. Merda Carla, guarda qua che roba. Noi picchiamo. Sto quick attack, che due coglioni, guarda. E adesso c'ha Charmander. Ok. E noi mettiamo Aldo. Vabbè. Water Gun, che rende scherzando la mossa più forte che ho, perché Clamp è inguardabile. Tuk. Nice. No, Aldo è solido, ragazzi. E quando ti trovo on K Game? Sicuramente domani sera, domani pomeriggio non lo so.
lampe è tipo acqua, sì. Nostro Aldous. Ok. Ah, sì, qua mi dà l'oggettino. Fame checker. Ah, è vero che non ci va più uscire. I told you, you can't leave. Porca troia, non ero pronto a questo. Non me lo ricordavo. Cioè, pensavo iniziasse dopo. Niente, raga. Non si esce. Dobbiamo combattere tutti gli allenatori adesso. E io ero convinto dopo di lui, invece parte subito. Ciao, Pitto. E questo un po' così. Questo un po' così, ragazzi, perché ci sono veramente tanti allenatori qua. Beh, che per nostra fortuna. Ciao, Pitto. Poi io tengo davanti l'uccello. Ok. E niente, quindi noi adesso dobbiamo, in poche parole... Eh no, la sborra no, però. Ok. Perfetto. Dicevo, in poche parole, noi ora non possiamo più andarci a sto percorso finché non battiamo tutti gli allenatori. Mamma mia, Antonia, che pizze che tira. Ma sto crittando di continuo. Ma che vuoi che facciano queste? No, non dovrebbe essere... Ah, fermi tutti. Quello ci avvelena. Se solo avessimo Beldum con noi. Rischiamo di essere avvelenati con quello lì, sì. Devo rischiare di mettere Vanessa. Speriamo di farlo flinciare. No, questo era un crit. Beh, non ci ha tolto comunque nulla. Ok. Rischio. Almeno un colpetto glielo voglio tirare. Ok. Il fatto che lui può avvelenare, ragazzi, quindi questo è che mi preoccupa un po'. Ci butto Aldo. Aldo non ha problemi, perché comunque vado di Water Gun. Perché c'ha avveleno punto, il 30% di possibilità di avvelenare a contatto, no? Quindi Aldo Water Gun e passa la paura. Non volevo far... Cioè, con Fury Swipe che tira 50 colpi... Il 30% di possibilità di avvelenarsi ogni volta voleva dire che mi avvelenavo sicuro, quindi non potevo permettermelo. Tanto Antonia, una macchina da critico. E sì, va bene. Adesso c'è quello del Team Rocket. Fury Attack anche sotto Intimidate un po' fa. Eh sì. Ma porca puttana. Ecco cosa ci serve a Beldum, ragazzi. Questo non è felice. Questo non è felice. Ok, Scratch. Lo so che non funziona nell'Overworld, ma visto che dobbiamo combattere 60 allenatori, ci dà molto molto fastidio. Ok, poi lui. Tiriamo un Leech Life e uno Scratch. Scratch, minchia, se mi avvelenava era brutto. Ok, succhiamo. La cattura la faccio dopo, ragazzi. Già devo battere altri 1000 allenatori di fila. Quindi preferisco fare la cattura dopo. Che poi ne ho due di catture qua. Ok, questo è pane per... Che poi in teoria posso skipparlo, ma non lo farò. Water gun.
Perfetto. Mirko è femmina. Sì, sì, ma non ci far caso. Che poi Togepi purtroppo non lo sto usando adesso. Ah, addormentato, scemo. Minchia, Mirko con Leech Life la carry da Dio comunque. E adesso? E adesso dove Togepi serve? Quello mi disinte. Ovviamente 5 colpi ci fa. Chi l'avrebbe mai detto? E altri 3 ce ne ha fatti. Ok, Yon. E portiamo Aldo, ragazzi. Ovviamente Clamp ha missato. Stavolta ha hittato. Water Gun e lo finiamo. Tipo qui, ragazzi, c'è ok. Webcam. Merda, è caduto tutto. Due di una lunga serie. Grande colonnello Fieric Costanza. Io provo a mettere Togepi davanti, ragazzi, per questo c'ha un altro Rattata. Questi sono i tizi col ber... Ma io come passo, scusami? Ah, beh, cambiando percorso, ok, nessun problema. Ah no, questo ha Slowpoke. Grazie, Mombe, come stai, bello mio? Grazie mille del sub, stiamo facendo una challenge molto particolare. Allora, questo è... Aspettate. Slowpoke. Vediamo un attimo che mosse c'ha. E... Confusione, pistola acqua, ruggito, sbadiglio. Porca miseria. C'è un po' fastidio, ragazzo. No, Ciobba, secondo me devo batterli proprio tutti, sai. Dopo controlliamo, ma... Ok, proviamo un Sweet Kiss. Perfetto. Ora è anche bello stordito. Sta iniziando ad essere difficile qua. Si inizia già a sentire un po' di più la difficoltà. Scusate una cosa. Ma non è avvelenato, perché c'ha l'abilità cura naturale. Che si cura nel momento in cui viene switchato, quindi non ha più il veleno. Ma porca troia, che bello. Porca miseria, che bello, ragazzi. Posso godere. Posso godere. E questo è tanta tanta roba, ragazzi. Perché è vero che il veleno... non funziona fuori dal combattimento, ma in combattimento funziona. Minchia, un turno di sleep si è fatto sto scemo, vabbè. Ok. GG, ragazzi. Allora. Io controllo, ma in teoria non posso tornare. Devo fare proprio tutti gli allenatori. Qua ci sta ancora il rivale, vero? Sì. Devo battere tutto, ragazzi. Devo battere tutto, non si scappa qua. Non si scappa qua. Ha usato i cheat per togliere il veleno, la rende invalida, mi dispiace. Forse sì. Ok, Aldo, devi tankarmi un pochino, Aldo. Grande, Aldo. Grande, Aldo. Hi, Geodud, come fai? Oh, cazzo. Allora, matchup fermi. Cioè, comunque, incredibile, devo... Saran è effettivamente difficile. Ed è solo l'inizio ancora, È solo l'inizio. Matchup...
a colpo karate. High crit chance di... alta possibilità di crit, non contro Aldo, ovviamente. A colpo karate. Fulmini sguardo, fuoco energia, colpo basso. Ma in realtà Aldo un colpo karate se lo tanca sicuro, perché non mi può crittare lui. Quindi io provo a tenere Aldo. E magari non è detto neanche che me lo faccia. E invece me lo fa, ovviamente. Vai Aldo, quanto sei forte! Ma segue il fatto, Sandor, che io sapevo non mi poteva killare. Crittare non può subire crit, Clamperl, quindi secondo me ci stava. Se voglio quella bacca, devo per forza fare... Mamma mia, le palle. Io sto finendo i Pokémon utilizzabili, purtroppo. No, adesso Antonia è healata, è vero. Antonia è lata adesso, fermi tutti. Se torno... dopo non posso tornare, ti spiego anche il perché non posso tornarci dopo. Ovviamente qui Katak non conosce altre mosse, sto figlio di puttana. Qua mi arriva Hyper Fang, è grosso come una casa. Antonia, shottalo per favore. No, no. Oh, Tile Whip, grazie. Oh mio Dio. Wow, che crit. Ok, rimango con Antonia perché comunque se mi riavvelena, stesso discorso di prima. Anche sono intimidito, però... oh. Dai, 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 dai. Ok, Peck dovrebbe morire. Molto bene. No, K è 24. Porca miseria, così poco. Ah, sicuramente questo la prendo. Allora, il fatto che se io voglio quella bacca la faccio adesso, perché quando ci tornerò dopo, o almeno dopo, dovrò avere taglio. Per forza. Il che si può anche fare, non è un problema. Non so se voglio rischiarmela, perché... oh. Beh, intanto finiamo di vedere se sono altri allenatori. Sì, questo mi prende da lì sopra. Ma no, un cecchino, ragazzi. Un cecchino, ragazzi. Oh, che palle sto intimidate che però, eh. Mirko, l'uomo dei crit. Non si può nulla contro Mirko, è inutile. È inutile, non si può nulla contro Mirko, ragazzi. Cioè, ma che gli volete fare? Ma che gli volete fare a Mirko? È vero, sto crittando un po' con tutti. Ok. Sempre bella picca moschito. Ah, quasi. Ok, giusto, l'ho visto. Un Oranberry. Mamma mia, guarda che barre gialle e rosse che abbiamo. Ok, Oddish non c'ha un cazzo, posso stare tranquillo. Ok. Ragazzi. Ok. Brava Antonia. Peck. Buono. Non altri Pokémon. Oh cazzo. Ah vabbè. Poteva andare a porco. Ok. Poteva andare peggio. Ma dai, Antonia! Ok.
Allora, io non so se rischierò per avere quella bacca. Non penso lo farò. Non penso onestamente di volerlo fare. Questi due sono allenatori. No, ok, grazie. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ui, ui. Ok. Lo so che sto facendo i pippi delle mosse. Non so se ci hai fatto caso, Sandor, ma sono tutti nerfati i pippi delle mosse. Quasi tutti, appunto per questo motivo qua. Vedete, ora non ci posso più andare qua. Perché mi serve taglio e questo non si sposta più. Però... cioè, con un team messo così, due allenatori... Perché poi il tizio lì, il trippone lì sopra, cioè magari c'ha Geodude, ma poi magari c'ha un altro mashup. E non è scontato tirarlo giù, capito? Quindi... ok. Meno che non ce ne siano altri qua, ma non credo. Abbiamo la cattura adesso, lo so. Uff, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Cioè, siamo tutti salvi, è un miracolo sta cosa. Due catture abbiamo, due catture. Ok. Livello 23, Mirko, bisogna stare attenti che sta livellando, eh. Ok. Porca miseria, cosa abbiamo combinato? Intanto salviamo per sicurezza. Allora, uno dice, wow, fighissimo. Sappiamo tutti che non si evolverà, quindi non è fighissimo. È inutile. Sappiamo tutti che non si evolverà Mudkip. Marstomp lo fa, dici? Oh, ci sta, che si evolve in Marstomp. Però il fatto che si evolverà tardissimo, cioè tipo livello 40 forse. Non si evolve neanche in Marstomp, a posto. Cos'ha questa versione dei Pokémon? Icino Set, si chiama Pokémon Garbage Green. Oh, ma porca puttana. Figlio di puttana, entra nella Pokéball, stronzo, pezzo di merda. Vedi, basta insultarlo. Giuseppe. Icino, perché non fai punto esclamativo challenge come suggerisce quello che vedi qua sotto? Che può darti una mano. Tac. Bella Jack, grazie mille dei 23 mesi, caro, bentornato tra noi. Bentornato tra noi. Altra cattura al 25. Allora, può fare da supporto, alla fine anche Eevee impara fascino, quelle robe lì. Fammi vedere un attimo cos'altro c'era al 25. Meow, Eevee, Aipom, Skitty. Forse Aipom c'ha delle stazze leggermente migliori, ma secondo me fa poca differenza. Solo Skitty, Ludwig, vabbè, sì. È ok, cioè fanno tutti un po' cacare. Do per scontato che le pietre evolutive non esistano neanche per sbaglio. Sì, al 49 si evolve in Flareon. Ma ha proprio in Flareon. Cioè... il peggiore, giustamente, dei tre. Se no... mia cugina si strofina. Bella Ugo! Grazie, Ugo. Molto, molto gentile, quando caro. Quando riesco passo, ahimè troppo poco. Almeno ho i tuoi video su YouTube. Grazie, Ugo, del supporto. Sono contento, ti piacciono. Oltretutto già su YouTube... mi sa proprio domani, ragazzi,
uscirà il VOD del pollo al curry. Il microfono non c'è perché è andato il Gella, grazie mille carissimo. Auguri in ritardo. Grazie il Gella, grazie mille. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo tutti relativamente vivi. Valutazioni in corso. Torrent è un'ottima abilità, però. Tutto sommato. Torrent è un'ottima abilità. Natura Impish, non mi ricordo qual è, sarò onesto. E... Runaway, perfetto. Come dire, Eevee. Allora, Eevee, mosse. È incredibile, sto gioco, ragazzi, ti fa comunque apprezzare anche Pokémon Pattume. A parte che Eevee statisticamente non è una merda, ha circa 55 in ogni stat, che non è male. Totale 325 base stat, che vi assicuro che nella media è ok. E il problema sono le mosse. No, le mosse sono orribili, ok. Vabbè. Qualcosa mi dice che per adesso rimango qua. Giorgio, invece, lo voglio. Togepi. Togepi è una situazione particolare, ragazzi. Perché Togepi... sono degli spot in cui è molto utile, degli spot in cui è totalmente inutile. Perché comunque c'ha delle ottime mosse da supporto. Che però servono soltanto in quel frangente lì. Io farei così, quasi quasi. Perché Togepi magari contro le palestre giuste è ottimo perché c'ha delle mosse che supportano a modo, ma solo in quel caso lì. Puoi farlo evolvere come vuoi? Ma penso proprio di no. Sarebbe troppo forte e si chiama Garbage Green sta Akrom, quindi devi avere soltanto il pattume per farla semplice. Mettiamo davanti Vanessa. Buonanotte, Rossano. Ok. Allora. Double kick. Beh, Vanessa si vede che sta iniziando a fare schifo. Cioè... però penso onestamente che meglio di così non si possa più di tanto fare. Drowsy, fermi tutti. Che qua mi arriva confusione nei denti. Vero? Magari non ce l'ha ancora, perché i moveset in terza gen fanno abbastanza schifo. Ce l'ha. E ha pure botte in testa. Botte in testa, confusione. In questi casi... Aldo è buono e Giorgio pure. Giorgio se le tanca entrambe. Metterei Aldo prima. Proviamo un Clamp. Clamp... mamma mia, che mossa inutile Clamp, ragazzi. Disabile! No! Mi ha disabilitato, ragazzi. Mulinello. Questo è disabile ancora, sì. Noi andiamo con Clamp, allora. E io ti clampo, stronzo, così impari. Aldo non è più disabile. Top. Top. Ok. Cos'è? TM9, fammi vedere. Ballet Seed, grande. Secret Power da dove è uscito? Fermi tutti che è una 70 normale. Non è male questa, Secret Power, ragazzi, è da valutare. Secret Power al Pokémon giusto, secondo me, è molto molto forte. Forza segreta è molto molto forte, ragazzi. Ok. Tiriamo dritto. Ma sapete una cosa, oltretutto? Ah, io farei, visto che altrimenti rischiamo di overlivellare... no, ma tanto fa anche cagare. Ma cosa vuoi che usi gli altri Pokémon?
Nella bollicina al panzone. Ah, ok, ho capito. Hai visto F con la carta blu che scoppava? Sì, ma infatti da domani riprendono i troll pick. Oggi pomeriggio ho giocato qualcosina. Route 5. Abbiamo anche fatto catture nella 5, no? Nel senso, non è unita un'altra route, non credo. Route 5. Anorit. Ah, c'è Ano nel nome, che ridere. Wineout, Cleffa, Yanm. Non conoscendo evoluzioni direi Yanm, però Wineout può essere utile, non lo so. Sembra che faccia tutto schifo comunque, quello è sicuro. No, Genoveffa deve ancora lavorare, capito Paoloni? Wineout! Allora, Wineout dipende sempre a che livello si evolve, perché qua c'è scritto ok, ottengono il Pokéball Dex Data o il Pokémon Dex Data 16, ok, quindi sono scritti tutti i Pokémon se si evolvono o quando si evolvono. Guardate, faccio vedere anche voi. Ah, qua c'è lo spreadsheet e questi sono tutti i Pokémon, ok? E ti dice cosa si evolve e cosa no. Per esempio, andiamo su Wineout, che è Pokémon di seconda gen, se funzionasse. Mi sono un po' buggato. Ok, penso sia ripreso. Sì. Ok, Wineout. Minchia, vatte. No, Wineout è di terza gen. Non c'è Wineout in seconda, vero? Vabbè, sti cazzi, raga, detto sinceramente. Sto cercando di capire in che... Wineout does not evolve, perfetto. Quindi Wineout non si evolve, ragazzi. Diciamo che... pressoché inutile. Sì, ce l'ho già il Pokémon con ripeti, diciamo che... Ecco. A posto. Ce l'ho fatta. Wineout ha la faccia da Alessandra, non so perché. Ok, Alessandra. Sì, penso che sia peggio di Togepi, sinceramente. Cioè, siamo lì, mettiamola così. Magari fanno entrambi schifo. Ah, vedi, qua ci stanno dei trade particolari. Non ho visto quello che c'era sopra, ma sti cazzi. Ok. Questo è Route 6, ok, altra cattura qua. Altra cattura. Come minimo non si evolve il tentacle. Come minimo non si evolve. Ho come questa impressione. Ok. Intanto ho scaricato il PDF per vedere. Tentacle. Ah, lo posso traddare con Sludge Bomb più avanti nel game, Tentacle, eh? Attenzione. Does not evolve, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Ma c'è un Pokémon che si evolve, ragazzi? Esistono Pokémon che si evolvono? Oh. Non lo so, ragazzi.
Mirko immagino se va, ma speriamo. Ma speriamo di sì. Se non si evolve Mirko, ragazzi, è una tragedia. Oh, Citrus Berry, fermi tutti. Citrus Berry non è da buttare assolutamente. Ok, Peck. Astonish. Peck. 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 Ok. Vai, qua si fighta tutti. Fury Attack e missiamo. E missiamo. Non faccio danni perché sono aumentato a difesa. Al 41 si evolve Mirko. Poggers. Poggers. Cacciamo un Vanessa qua, sennò ci metto. Sennò sono un idiota, usare Bite, mannaggia me. Vabbè che non fa differenza. E questo era tosto a tirar giù, eh. Per adesso davanti ci tengo Antonia perché mi sembra quella un po' più sul pezzo, come dire. Anche se secondo me più avanti servirà poco. Ah, qua siamo troppo a rischio che ci tiri una pizza grossa come una casa, eh. Perché se ci fa Hyper Fang con la difesa... Eccolo lì. Con la difesa a meno uno. Crit. Visto? Abbiamo fatto bene a switchare. Vedete, Giorgio a questo serve. Giorgio serve a tankare. E come tanca Giorgio, ragazzi. Pikachu. No, T-Wave no. Ok, strumato. Strumato. Level cap di ora 24, se non sbaglio. C'è il Raichu al 24. Ah, un altro bug catcher qua. Ok. Peck. Che schifo. No, Antonia, Antonia! Antonia è tuo, Antonia, è tuo! Porca miseria. Antonia è tuo! È tuo, Antonia! Che forte, Antonia, ragazzi. Peck! Peck! Ok. Io direi di mettere Aldo davanti adesso. Leggendari ce ne sono? No, non penso. Cioè, non c'è Tentacruel perché dovrebbe esserci il leggendario. Ust. Tuk. Che bello avere Aldo, un Pokémon che non può essere crittato. Grazie che attacchi Aldo ogni tanto, eh. Grazie che ti ricordi di attaccare. Allora, qua non voglio rischiarmela. Perché se crittiamo entrambe è finita. Io ci metto Aldo di nuovo. Perché prima aveva subito non so quanti abbassamenti di precisione, a proposito. Bravo Aldo. Ah, minchia, ce n'è un altro allenatore. Ops. Nella mia testa era l'ultimo quello, vabbè. Minchia. Vacci piano, bro. Ma perché mi tirano sempre 5 colpi, sti sce... Raticate. Allora, io contro Raticate ci caccerei Carla, perché comunque ha tanta difesa. Ok. Ah. Scommetta. Ok, ok. Sì, sì. Certo che c'è Magikarp. Lo puoi anche ottenere Magikarp. I fossili ce l'ho, l'ho preso il fossile. Ok. Molto bene.
Questa è la situazione, ragazzi. E questa è la situazione. Secondo me Giorgio è troppo importante da tenere. Vanessa mi sta iniziando un po' a... Capito? Intanto portiamoli un po' al level cap. Secondo me Tentacool è meglio, sapete? Dipende anche dalle mosse. Intanto diamogli un po' di caramelle. Mudkip lo usi per Surge. Mudkip è solo acqua. Quindi no. Portiamo su Alice. Sulla nave cambia qualcosa. Sì, il meteo appena entra piove. Che cosa vuol dire sulla nave cambia qualcosa? Deve cambiare. Non penso proprio ci sia Shedinja. Acido. Ok, allora Alice, che mosse abbiamo? Cioè, ma tenta, ragazzi, non è possibile, ma che schifo è? Lore, grazie. Grazie mille del sub, Lore, come stai, bello? Mamma mia, che tragedia Tentacool. Ha tantissima difesa speciale, però... Polaraggio al 25. Vabbè che non l'avrei usato in sta palestra, per carità, però... Che schifo, ragazzi. Che schifo! Abominevole. Vai, livelliamo anche Giuseppe. Magari Giuseppe qualcosa impara. Si evolverà? No, no, ho già visto, non si evolvono. Né Mudkip né Tentacool si evolvono. Ok. Mamma mia, che mosse inutili. Foresight. Ok. E ragazzi, come siamo messi qua? Siamo messi che c'è Giuseppe. 40 di attacco, tackle. Minchia, ma... Antonio non c'ha un cazzo d'attacco. Mudkip un po' c'ha. Forse Mudkip è da valutare, sapete. Non ha mosse recenti, però Mudkip è da valutare. Aldo fortissimo. Aldo il migliore per adesso. Perché boh, Vanessa... Vanessa c'ha delle stats merdose, ragazzi. Questi fanno tutti veramente schifo, schifo. Fanno tutti veramente schifo, schifo, schifo. Catture. Mirko, vai. Allora. Abbiamo un po' di Pokéball. Escape Rope. Caramelle rare, prendiamo un altro po'. Sì, sì, lo so, Matti, ho notato. Scusate, ho paura. Sto andando piano perché ho paura qua. Ah, sono messi tutti lì di fianco l'uno all'altro. Li facciamo dopo. Andiamo nella Diglett's Cave? No, signori. Nella Dunsparce Cave. Nella Dunsparce Cave. Chissà che Pokémon si troverà nella Dunsparce Cave. Dunsparce. Chi l'avrebbe mai detto? Fammi vedere sto abominio qua cosa... Cosa fa e cosa impara. Oh, raga! Guardate che statisticamente non fa schifo. Cioè, per gli standard che abbiamo, 100 in PS, 70 in attacco, 70 in difesa, 65, 65, è ottimo, possiamo dirlo. È ottimo, ragazzi. Che mosse ha? Le mosse faranno schifo. Ira. No, aspetta, il 24. Qua. Ha dispetto, rotolamento, bagliore, sbadiglio. Quindi ha solo rotolamento di mossa. Solo e esclusivamente rotolamento.
che però mi sa che è stata nerfata, sapevo. Ho visto che è stata nerfata, rotolamento. È stata nerfata in precisione, che io sappia. Porca miseria, pure super efficace. Ok. Paralizzato, mettiamoci Giorgio. Ok. E ora proviamo la cattura. Beh, Matti, non avrei tenuto Mirko davanti, ovviamente. Sento che ci vorrà un po'. Ok, penso ho peggio. Date il benvenuto ad Alberto. Grande Alberto. Grande Alberto. Ok. Che poco insieme a me ne hanno. E cosa ci deve essere? Cos'è? Che hanno cambiato robe? Non sono vanilla allenatori? Allora, guardiamo un attimo le stazze Alberto. C'è Alberto 86 PS, 45 attacco, 40 difesa. Non è male. Peccato per Runaway. Ma davvero non ha un'abilità decente? Ma come Runaway? Ah, mi è andata male. Perché c'era Leggiadro. Che palle, ragazzi. Leggiadro era pure forte. E ci ho beccato quella merdosa. Beh, che devo anche avere le mosse con effetti secondari, però... No, rollout c'ha 5 pp e basta. Ok. Vabbè, Alberto è forte. Non possiamo usarlo, perché se sale di livello poi è finita, però... Ok. Io direi... Ci becchiamo alla prossima live con l'MNAN, ragazzi. Io stacco che sono stanco, oggi abbiamo fatto 2 live, ma tranquilli, ci becchiamo domani. Forse domani ci sono anche di pomeriggio, non lo so, sicuramente andiamo in palestra. Forse domani pomeriggio sono in live con Emerald, che mi aveva chiesto di riportare MV3, ci potrebbe stare. Grazie mille a tutti per essere rimasti in live, domani seriamente. Trollpick. A domani, buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao belli.